Quello che state ascoltando è Fumble, primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, in Italia e all'estero. E anche oggi, registrato. Oggi da Praga, non esatto. In diretta, ma dal vivo, perché noi siamo tutti nella stessa stanza. Voi lo state ascoltando in differita dalla registrazione perché Vodafone. Grazie Vodafone. Perché Vodafone. Però le cose importanti ve le dirò lo stesso, anche perché la puntata registrata esce appena noi finiamo di registrare. Allora. Non è quello il problema, però le cose importanti da dire sono: uno, ci sono ancora dei posti per la multitavolo di Green Oaks organizzata dal Bivacco Vicenza. Li potete trovare su Discord, nel canale di Green Oaks. C'è il link per andare all'evento di Eventbrite, è venerdì prossimo, quindi avete ancora tempo per iscrivervi. E volete perdervi l'occasione di giocare un vecchio rincoglionito? Esatto. Esatto. Se non sapete come raggiungere Discord, basta che scrivete una mail a prenotazioni@greenox.multitavolo. Esatto, multitavolo.greenox. L'ordine è importante, ma poi non arrivano. Non riceverete risposta. Esatto. Che sarà sbagliata. No, vi risponde Mailer Demon. Mailer Demon, che è una persona che risponde a tutte le vostre mail. Signor Mailer Demon, sì. Esatto, istantaneamente. Tra l'altro è gentilissimo, eh? Sì, sì, sì. Dice le cose come sono, in inglese, non fa giri straniero. Di parole, conosce le lingue perché parla d'inglese, cioè proprio... L'altra cosa importante che è da dire è che nel canale di playtest del server Discord trovate un piccolo giochino che, come quello dell'anno scorso, che si chiamava Haunted Bed and Breakfast, ho scritto per la raccolta di beneficenza di Dreamland di Natale, quindi l'ho scritto con largo anticipo, e voi lo potete playtestare per un paio di settimane, no, in realtà lo potete playtestare anche più a lungo, però poi lo stamperanno lo stesso, quindi poi sistemarlo sarà un po' più complicato, però insomma lo trovate nel canale playtest e poi lo potrete comprare nel bundle di Natale del calendario d'avvento. Che è anche giusto che sia in playtest adesso se è di Natale, perché almeno ci sono le possibilità. Se lo scrivo a Natale non esatto. Lo playtest, quindi... Che non è dato per scontato visto quello che gira in giro. No, lo so, però noi ci abbiamo sempre tenuto molto a far playtest. Testare esatto. Anche le robe piccole. È un gioco a tema western che sta in una cartolina, sono 2495 parole, caratteri. Ah, infatti parole. Ho detto cartolina rossa. 2495 caratteri. È una cartolona. No, caratteri, non parole. E quindi è molto contenuto. Carino. È un incrocio tra Clotos, Cotra e Team Ballet. Carino. Mm. Dovrei passare questi contatti, queste cose di beneficenza, perché scriverei pure volentieri anch'io, ma non ci penso mai. Quindi... Poi ti dico che l'incontro per caso alle fiere mi dicono vuoi farlo? Io dico sì! E poi invece sono sempre a farmi i cazzi miei, giustamente. Cioè, non credo. Esatto. Detto questo, stasera si ricomincia con Rhapsody of Blood, nuovo ciclo narrativo, nuove persone al tavolo, che in realtà sono sempre le stesse ma rimischiate. Esatto. E ciao River, che è tornata a giocare di nuovo con noi, che sarà qua tutto questo arco narrativo. Tutto questo pacchetto. Ciao. Pacchetto e contropacchetto. E io e Alice siamo morti malissimo, ma adesso avremo l'occasione di morire malissimo. Ma siamo tornati, esatto. Ma anche gli altri non è che siano morti meglio, eh? Molto bene. Io non sono morto. Sì, vabbè, però... Sono stato morto per tutta la sessione, ma non sono morto, alla fine ero vivo. Ero solo svenuto morto per terra. Io sono diventato un accolito, quindi... E poi sono morto. Mi ero fermato ad alcolico. Anche stasera sì, voglio dire. Allora, sono diventato un alcolico. Allora, in Rhapsody of Blood è normale morire. Sì. Okay. Tant'è vero, nei libretti è già prevista la mossa di la mossa di morte. Doppia, perché tutti hanno due opzioni su come morire. Tre io. Vedi, ecco. Sei speciale, vedi. E perché è veramente easy peasy lasciarci le cuoia, ma fa parte del videogioco. Se poi fate come me che vi suicidate, diventa molto facile. Ma senza sapere che... Molto carino, ho capito perché ho tre opzioni, perché quando sto per morire il mio spirito rivela come mai si è legato a me. Ah, nice. E ce ne sono diverse. Tutte bruttissime sicuramente. Il Pakrat può farsi esplodere invece. Oh. Rivela il candelotto di dinamite. Sì, sotto la vaffanculo. E ora morirai con me, bastardo! Si è messo agli atti che non sto facendo il bonded perché ho insistito nel fare il bonded, ma perché era una delle opzioni che avevo messo come possibili
E è rimasto quello. Perché non farai il demonologo? No, no, era la tua prima scelta. Tu ti fai giri di parole, ma era la sua prima, vero? Prima scelta. Io rifarei il bond con poteri diversi. Se no, anche... Ma no, mi piaceva il Reckoner. Infatti però mi è stato detto, non fare il bond perché è già stato preso. Ma sarà esatto, probabilmente che suona come bond, cioè nel senso... possibile, possibile. Due sono stati, erano stati presi subito. Il bond e lo Slayer. Lo Slayer di conseguenza, perché io avrei fatto il bond, ma lo volevo. Allora, la prossima volta faccio qualcosa di diverso, faccio il bond. Con altre mosse, esatto. Sì, perché hai deciso di fare il bond, ma con altre mosse. Almeno quello. Vabbè, vengo fuori. Quante sono le mosse di scelta? 6, 7, 5. 5. Aia. La prossima volta, perciò, ci sarà un doppione. Ma dipende come le mischi. Dipende da come le usi, non è la dimensione delle mosse. Ma comunque, lascerei al nostro master introdurre il nuovo arco narrativo. Ci parere. Allora, è passato più o meno qualcosa di più di un secolo dall'ultima volta che il male ha provato a contaminare Venezia. Siamo in Boemia, nella capitale della Boemia, in questo momento è anche la capitale del Sacro Romano Impero, perché l'imperatore Rodolfo II, che era stato appena investito la carica di re della Boemia, ha deciso di portare la capitale del Sacro Romano Impero proprio a Praga. E era impossibile per me riuscire a giocare a Rhapsody of Blood in questo periodo senza metterci in mezzo Praga, perché sappiamo tutti che Praga è la capitale occulta dell'Europa, perciò è caduta tutto a fagiolo. Il problema è che sta piovendo da almeno 3 settimane. La Moldava in più parti è già esondata e rischia di esondare anche nelle zone intorno a Praga. La Città Nuova e Città Vecchia sono a rischio, si sta un po' meglio la piccola città dove c'è il castello dell'imperatore, perché è sopraelevata rispetto al resto della città, ma c'è un clima pesante. Il fatto che continui a piovere, il fatto che è una cosa che non è naturale, queste nubi oscure sono particolari, sono molto molto nere, quasi opache, e le Bloodline hanno percepito che c'è qualcosa che non va in tutto questo. In più, nella città si respira un'aria particolare. L'imperatore, che fino a questo momento era stato molto molto di manica larga per quanto riguarda il credo religioso, siamo in piena epoca di riforma e controriforma, tutto un tratto è sparito, e la parte più transista della controriforma ha preso un po' e gli ebrei, che sono una grossissima comunità di Praga, iniziano a sparire. La città è stata militarizzata, c'è un grosso contingente di truppe che fanno capo al loro comandante nel castello della Piazza Forte in Città Nuova. Tutto questo ha messo le Bloodline in allarme e hanno deciso di mandare sul campo i loro esploratori, che sono devi fare come il vocabolario, devi scrivere la parola e accanto la pronuncia. Esatto. Ho deciso che i miei personaggi vanno in ordine alfabetico. Prima era Artyom, adesso è Bartosz, e poi arriverò alla C. Gazios, se continuo come la pronuncia. È Bartosz. Bartosz. Un uccisore della chiesa, oltranzista. Lui è più oltranzista della chiesa del sangue purificatore, che nel frattempo ha ceduto un po' al potere del sangue. Ma aveva... per quello. Aveva rifiutato il calice. Proprio perché Artyom ha rifiutato il calice, il resto della chiesa ha detto: che cosa fai? Dovevamo prendere per noi quel potere e usarlo per rendere il mondo migliore. Cosa che non funziona mai. E Bartosz lo sa, e infatti vuole distruggere definitivamente il castello. Per farlo ha la sua fedele spada frusta,
che ha delle spine nella mano, quindi quando si allunga per colpire un avversario fa del male anche a te, per ricordarti che devi soffrire. È tipo un cilicio la vecchia chiesa. Esatto. Ha tipo un cilicio esattamente. E la cosa più visibile di Bartosz, oltre a essere completamente glabro, perché non solo non ha capelli, non ha neanche peli, sopracciglia, nulla, niente, si rade completamente tutto perché deve essere il più puro possibile. Anche qua. Ma deve, ma diciamo più che deve, ha imparato a portarsi appresso pezzi di accoliti per sfruttarne il potere. Perché no? Perché è un po' a cavallo del la chiesa dovrebbe essere più pura di com'è, però pur sempre dalla chiesa arrivo. E perciò, infatti ho la mano di Evandro. Perfetto. Perché una delle mosse che ho è trofi e mi porto in giro i trofei degli accoliti, visto che era diventato un accolito. Così potremo andare avanti a fare battute sulla mano. Esatto. Noi eravamo già partiti prima. È forse una frusta, è veramente una frusta. Allora io... La personcina alla mano comunque. Assolutamente sì. È sempre pronto a darti una mano. Io sono Messer Sottile. Mister Sottile? Messer Sottile. Mi chiamano così perché sono veramente, veramente tanto gracile e consunto. Ho perso le sopracciglia tempo fa in qualche esperimento. Ma c'è un personaggio. Io le tolgo apposta. Davvero? Quando vi guardate, ammicca. Signore. Probabilmente cioè, qualche cicatrice da ustioni in faccia, le dita sono macchiate di colori strani. Io mi sono spostato a Praga, ci vivo da un po' in realtà, quindi non sono arrivato qua a causa del casino, mi ci ero trasferito tempo fa perché... È il nostro uomo sul posto. Beh, allora diciamo che il mio meraviglioso ordine di ritualisti sicuramente mi ha mandato qua a crescere e consolidare le mie competenze di occultismo, perché qua è la città migliore di Praga. Ok? Quindi conosco abbastanza questo posto. Io non ho una nomea di essere proprio tutto d'un pezzo e dritto. Infatti. Parlo spesso da solo e mi diletto in pozioncine che non si sa che cosa fanno. Magari me le bevo, magari è per quello che sono messo così male. In realtà, ovviamente, io parlo con qualcuno perché, essendo un bonded, c'è uno spirito. Ok? Ho deciso che si chiama Mailer. Mailer. Dato che abbiamo parlato prima di Mailer, dico. Sì, infatti, su quello di grido è... Mailer è anche un bel nome per un demone. Mailer, come Mailer Demon. Ok. Mailer, però lo so io, non è che... È un videogioco giapponese, si può chiamare... Ah, sì. Beh, ma guarda che Mailer non è un brutto nome per un... Va bene. No, scritto Mailer, Mailer, no? Ti pare? E niente, io invece non ho armi particolarmente evidenti, lancio pozioncine a destra e a manca. Domanda tecnica... La tua bloodline è sempre stata caratterizzata fino al secolo scorso dai tatuaggi rituali. Mm-hmm. Tu li hai ancora? Sì, quelli che non mi sono bruciato con le ustioni chimiche. Ma okay. Pensavo scarificazioni chimiche. Ma non è che ci abbia intignato. Allora, io ho cercato di allontanarmi abbastanza dalla mia famiglia, perché la mia famiglia ha questa tendenza interessante a fare esperimenti chirurgici sulla sua e quindi io ho detto vabbè, me ne vado un'altra volta. Vado a Praga. Esatto, e quello che è successo è che poi mi sono rovinato da solo, quindi evidentemente è tarda. Ottimo. Hai voluto andare in Erasmus e adesso e ora paghi le conseguenze. Anche Erasmus è un bel nome per un demone. Erasmus. Sì, molto saggio, molto hostile. Esatto. Bello, mi piace. Ah. E basta. Oh, io invece sarò Tisabri. Disabri. Tisabri. Ragazzi, per Tisana. Me le D eccetera sono una tragedia, sì, okay. Stasera. Tisabri. È un uomo ormai sulla trentina, quarantina, che si vede che abbia già... Scusate, ormai un par di cazzo, nel senso... No, ormai... È già 1500 ormai. L'ormai perché? L'aspetto si vede che è uno di un viaggiatore, uno che è stato a giro in un sacco di posti.
ha l'occhio vispo di un ragazzo che però è successo qualcosa nella sua vita che lo ha consumato. Ok. Cazzo ride questo di storia. No, tragedia, la mia scusa che dire. Quanti anni hai? 51, però ho l'occhio vispo da ragazzino. No, ma perché si vede, perché si porta a giro un sacco di cose, sembra sempre avere un sacco di invertiva, e la cosa più strana che si porta dietro è un... un manuale di un gioco di ruolo. Bello. No, fumetto porno. Le due cose non sono mutuamente esclusive. È una balestra. Mm-hmm. Che ha sulla schiena, che però sembra non una classica balestra, ma un macchinario che possa sparare più colpi a ripetizione. Ok. Mi sembra che già più colpi a ripetizione o... perché lui ha la frusta, io colpi a ripetizione... e io le pozioncine. È tutto metallo. Allora, specifichiamo, esatto, che tutto quello che me stiamo dicendo, lo stiamo dicendo... È giusto. Come ti chiami? Messer Sottile. Tutto quello... Quando noi, quando noi descriviamo le armi, le descriviamo così, ma perché nel gioco è previsto che ogni arma di ogni esploratore abbia un aspetto positivo e un aspetto negativo. Perciò, e per far vedere che la cosa importante nei PBTA, nei giochi di questo tipo, è... La fiction, cioè il raccontare quello che è. Poi sappiamo che ogni arma ha dei bonus e dei malus, ha un bonus almeno e un malus dovuto alla creazione. Era solo per spiegare. Sì, sì, sì. Allora, lui fa parte dei Cavalieri di Ambrose. Sì. Nel passato se ne è sempre sbattuto, non gliene fregava un cazzo di questa. E allora come mai sei venuto a Praga? Perché tempo fa il suo dramma è che sua sorella è stata rapita da quella che era il loro caffè, il caffè di famiglia che gestivano, che in realtà era la copertura dei Cavalieri di Ambrose. E lui se ne è sempre fregato di tutto, ma da quel momento ha deciso di sfruttare le conoscenze dei Cavalieri di Ambrose per cercare di ritrovare sua sorella. Anche se finora... E dove sei originario? Io pensavo Londra. Benissimo. Per via del fatto che è una specie di mezzo ingegnere. Mm-hmm. E... da Londra tua sorella è venuta a lavorare nel caffè il caffè era a Londra, se si può. Ok, perciò quella base era la base dei Cavalieri di Ambrose, sì. A Londra, perfetto, però poi le tracce mi hanno portato qua, perfetto, ci sta, poi vedremo anche perché ci sta, bellissimo. Ok, vado io allora. Io invece sono Banu, è questa Batu? Banu. Ma non è il cartone. Banu. Con l'aria, mettiamo Banu. Mi chiamo Dottor Dor. Dottor Dor. No, ti spiego. L'altro giorno ho iniziato a vedere The Witcher, no? Okay. Ma fa così tanto cagare che a metà della puntata ero rispitucchiato, che cazzo mi guardo per tirarmi su, e mi sono visto il primo film di Ghost in the Shell, okay, che c'è Batu, per quello che... Batu. Non bello lo so. Non c'è Banu. Francese che regga. Non c'è nessun Gianni. Sono una donnona, però... Sei una? Una bella donna, bella piazzata. No, ma come direbbero i commentatori Rai, sei olandese. Sei sarda, esatto. Vergogna. E il fatto è questo, che ho un po' più di pelo del dovuto, nel senso che ho dei tratti un po' topeschi, dato la mia bloodline, dato i miei tratti così. Quindi ho un po' di pelo. Sei irsuta. Irsuta, esattamente, un po', anche un po'. Sei un atleta della Germania Est, esatto, degli anni d'oro. Esattamente. E sono comunque vestita con questi abiti molto semplici, che sono quasi un po' in contrapposizione con quelli che erano i miei abiti. Cioè sembra che ho un po' deviato da quello che era l'eredità, ecco, familiare. E la questione è che evidentemente si vede la contaminazione del sangue che si è già diffusa all'interno della bloodline fino agli eredi, ecco. Quindi c'è proprio questo aspetto qua. Sono arrivata a Praga perché ossessionata comunque dal castello,
dall'idea del trovare una soluzione, mi piace proprio disegnare mappe, mi piace fare incartamenti, cose del genere, e quindi io vorrei mappare tutto il castello, proprio questa cosa qua. In più mio fratello, che era molto più giovane di me, ha deciso di partire alla ricerca del castello, si è perso, io continuo a... E le ultime tracce lo davano a Praga. Esatto, lo davano a Praga, e io continuo a immaginare che nel castello ho questa ossessione, quindi voglio a tutti i costi trovare il modo di ritrovarlo, ma è più una scusa quasi. Quanto ti sta supportando la Bloodline in questa cosa? Nel senso, è la Bloodline ti ha detto sì, vai, perché sappiamo che c'è bisogno, lì sentiamo qualcosa di quello che è successo, o sei arrivata qua guidata dal tuo istinto primordiale che ricava un po' quello che era stata Laico all'inizio? Ti direi più la seconda che hai detto. Perciò la Bloodline lo sa o non lo sa che sei qua? Io ti direi quasi che non lo sa. Perfetto. Sì. Ok. Altre... Hai qualcosa di... caratteristico, oltre al fatto che sono irsuta. Ma guarda, oltre a quello è che di certo ho tutto quello che mi può servire per dettagliare delle mappe, cose del genere. Okay. E porto con me comunque un'arma, che è una pistola, che è fatta da me, nel senso che non è un'arma abbastanza usuale, che in realtà quando la utilizzo mi fa del danno. Perché la usa così. È una pistola normale, ma la usa sto. No, è stata tipo, come contraccolpo. Tipo la cosa, lei può la essere pistola. Che la camera di scoppio è acido, no, lei è vuota, spari, ti schizza là. Cioè, diciamo che è instabile a livello, cioè molto precisa, può essere molto precisa e letale, ma di contro la questione che questo rinculo mi crea del danno. Crea del danno. Non ha problemi di ricarica. Ok. No, giusto, non ha problemi di ricarica. Cioè non ha ammo. Perché tu ti sei presa come aspetto negativo, ti sei presa. Cioè, load. Sì, no. No, si è presa painful. Come aspetto negativo si è preso il fatto che ti faccia danno. Esatto, ho preso piercing perché è molto potente, va all'interno delle armature. Come mai non hai bisogno di ricaricarla? Nel senso, come funziona meccanicamente? Perché utilizza parte comunque io ho delle escrescenze tipo diciamo chetinose, coriacee, okay. E io quindi utilizzo parte del mio corpo come un proiettile. Ok. Perciò stacchi, metti dentro. Esatto, metti dentro quella. Questa cosa che è schifo. Piacerà un sacco al mio personaggio. Come Marro degli X-Men, per chi leggeva gli X-Men nel 1996, perché poi non si è più vista. Infatti non so chi sia. Strano. E arriviamo all'ultima Fumbler in ordine cronologico. Allora, io sono Naima, chiamata la Marchesa, perché tutti nella mia famiglia ultimamente hanno questi nomi, come si dice, soprannomi da nobile. E sono una donna, ma il mio fisico è quasi invisibile perché ho addosso una discreta impalcatura di tubi, cavi e roba di ferro, che tra l'altro include uno delle mie braccia che è finto, cioè meccanico. Ok, è passato attimo, ma... per evitare che succeda di nuovo quello che è successo la volta scorsa. Idem una gamba. Questo lo credi. Esatto, questo lo credi. Cioè c'è sempre l'altro braccio. Un braccio pseudomeccanico. Esatto, sono delle protesi che collegate con tutta una serie di cavi e cavetti. Il braccio che è una protesi si collega anche alla mia arma, che è una specie di balestra costruita sulla mia spalla e su parte della schiena, che può mirare molto lontano perché è molto potente, ma ha bisogno di essere ricaricata in maniera abbastanza precisa. Tra l'altro io ho anche una persona che mi segue, a quanto pare, perché il mio ruolo nella famiglia il mio ruolo nella famiglia è quello di educare i nuovi arrivati, proprio perché io sono rimasta mutilata e quindi diciamo ottima maestra, sono diventata una maestra, sì, quindi io mi porto dietro uno dei miei allievi che mi carica la balestra e che mi dà anche Mid. No, si chiama Reload. Robin. Bob. Quando non so come si chiama è Bob. Mi ricorda Coriolis anche quello. Ebbene sì. E che
grazie a lui, ed è un mio potere, posso avere due perks. Grazie a lui. Eh sì, quello, cioè, tutte le volte ha un nome diverso. Cazzo viene Coso! Coso! Esatto, allievo 1, allievo 2. Ciccio! Grazie a lui ho anche come perk il cleave, quindi la mia balestra è così potente che riesce a colpire più nemici uno dietro l'altro. Ok. Perché è una roba della mia cosa. Stavo pensando all'aiutante che lo lancia. E... basta, credo di aver detto tutto. Quindi io, sì, ho questa impalcatura addosso, gambe e braccio. Ok. No, un'età indefinita, attorno ai 40. Fine. Poi mi dici il nome del... Ah, sì, del Bob. Adesso ci Bob? Penso. No, no, adesso... Ah, giusto, io non l'ho detto, ma sono un ragazzino. Molto, ragazzino? Sì, avrò 20 anni al massimo. Giustamente. Perché Bartosz. Sì, ci credo ancora molto, infatti. Ci credi? Io ci credo. Io ho un sogno. Quanto siete anziane? Ti direi che potrei avere sulla trentina. Dai. Naima? Sulla quarantina e si chiama Bernie. Così posso fare Barty e Bernie, i miei due. E Bianca l'abbiamo lasciata. Esatto. no, senza... Nella terra. È bellissimo, dai, vai Bernie. No, e... Barty, lui e Bernie, perché lui è stato il mio allievo. Barty e Bernie, perché lui era stato il mio allievo. Ma questo lo vedremo nelle cose. Esatto. E io non ti chiamerò sottile, ti chiamerò Cieknie, che vuol dire sottile in polacco. Perfetto. Facciamo il giro sui Covenant, già che ci siamo. Yes. Oh, yeah. Sì. Allora, iniziamo da Bartosz. Allora, io ho un Covenant con lo Smilzo e Naima. Esatto. Allora, con Naima evidentemente uno ha insegnato all'altro a combattere, quindi tu mi hai insegnato a combattere, come hai appena detto, e quindi quando io do un colpo mortale si rinforza la Covenant. Ok. Tra di noi. E si indebolisce quando sono eccessivamente violento. Ok, che per uno slayer non è... non succederà mai. No, dopo tutto ho solo l'arma che mi fa del male e che mi pompa l'adrenalina. Non succederà assolutamente mai. Mentre con... Messer sottile? Sottile... Da dove vieni Messer sottile? Raga... Proprio originario? Ah, beh, no, originario. Non ho idea. Dove avrei potuto vivere prima di Praga? Dove avrei potuto essere nato? Messer sottile, secondo me, ha tutto la cosa di di essere italiano. Potrebbe essere, sì, ci sta. O mafia russa. No, no, ma ci sta che io sia italiano. Messer sottile! Sì, 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 sì. Allora, no, però io dovrei dire solo... La sua, mentre io devo dire la... La. Sì. Esatto. Quindi tu... Potremmo essere... Oddio, no, perché abbiamo due età diverse. Io... potrei o doverti qualcosa o tu potresti dovere qualcosa a me. Potrebbe essere una questione di debiti e crediti. Vediamo, tu chi sei? Io sono l'uccisore della chiesa che uccide anche quelli della chiesa perché non sono abbastanza credenti. Forse è più facile che io ti debba qualche cosa. Stavo perché... pensando, cosa potresti avermi chiesto, dato che un veleno molto potente, un reagente particolare? Sì, secondo me io ti ho chiesto qualche cosa per combattere la maledizione che so di avere addosso, perché... voi non c'eravate l'altra volta, ma in tutto questo, visto okay. che io ero quello con il sangue più alto, ho preso comunque un potere da tutto questo. E il potere è che io posso segnarmi corruzione per vedere il reggente. Minchia. E quindi Bartosz se la vive come maledizione questa cosa. Certo. E secondo me sono venuto da te in cerca di qualcosa che mi permettesse di ridurre la potenza di quello che sento, vedo, percepisco. Io ho trovato qualcosa che mi isola dal mio bond. Ok, lui, perché lui riesce a riconoscere il reggente. Sì. Memore di quello che era successo a Venezia, che si era sacrificato per poi non era reggente vero. Esatto. Quindi si rinforza quando ci... Quando in qualche modo ripaghi il debito. Esatto. Si indebolisce quando
prendi le mie robe senza permesso. Va bene. Ora tu ne hai da prendere due, una con lui e una con lui. Con lui la scegli tu e con che lui la scegli. Che l'ho appena fatto e quindi adesso lui sceglie la mia. La tua ce l'ho. Bene. Allora la modificherei un attimo. You're hunting down a lost treasure. Treasure. Sì, ci piace. Together. Ok, quindi stiamo cacciando un tesoro insieme. Perché non so di preciso qual è il tuo tesoro, ma tu sai bene qual è il mio, cioè ritrovare mia sorella. Bene. E quindi io sono venuto da te per cercare informazioni su dov'è. Ti dico anche come mai. Perché uno dei motivi principali che io ho per indagare sul castello adesso è che tua sorella suonava, vero? Uh-huh. Il mio il mio rifugio è un caffè dove l'intelligenza si riunisce per parlottare e discutere. Quindi è possibile che io abbia conosciuto sua sorella lì. Anche perché... e che l'abbia presa molto in simpatia, quindi quando lei è sparita io probabilmente nel momento in cui lei è arrivato a cercarlo hai saputo che c'era perché uno che lo cercava, ci siamo messi in contatto e stiamo cercando entrambi sua sorella, io perché sono affezionato perfetto. E lui perché è sua sorella, perfetto, e ci sta anche perché la via del ricordo, con la via del ricordo due legami da bloodline, quindi quando si aspetta. Allora clue è un indizio. Sì, un indizio. Quando trovi un indizio sulla locazione del tesoro, perfetto, stringi il legame. Rafforzi il legame. E si indebolisce quando? Quando menti o... Ok. Misled è... Mislead è svii. Svii, ecco. Lo svii dalla... No, l'avevo capito in inglese, ma non sapevo dire in italiano. Sì. Ci piace? A me piace molto, sì, tua sorella dico. E poi, certo, l'ho detto. Poi peraltro è bellissima, una meravigliosa artista, è tutto storpio, con la faccia bruciata. Tra gli oggettisti che potevo scegliere è uno strumento musicale, ovviamente il piffero di mia sorella. Assolutamente sì. Il lungo e complesso piffero di tua sorella. È perché non so che è un flauto traverso. È un po' metallo, un filo proprio. Il flauto, sì, è un flauto traverso di certo, metallo. Di metallo. Banu con Tisabi. Ok, quindi con... facciamo i... Che peraltro sembra un temaccia con sì, esatto. Banu con Tisabi sembra una roba che si beve con dei cincentini da metterci dentro. Quindi tra voi due voi avete quello dei debiti. La sorella. La sorella. Ma il debito è tra noi due. Esatto, noi allora, abbiamo il tesoro. Non ha un tesoro. A parte che puoi fare la stessa cosa ma per contare diversa. La sorella. In realtà mio fratello stava con sua sorella e quindi di conseguenza... Allora, per me siamo afflitti dalla stessa maledizione. E io sono anche lui, tua sorella che è una stronza fotonica. No, quello dov'è? Questo qua, della... questo? O qual, è la qual è la maledizione che condividete? Che maledizione abbiamo? Che potrebbe essere che tutte e due è sparito un parente. Può essere una maledizione, infatti, può essere no, una cosa dipende positiva. Dal parente. Dipende in che senso. Sono dei parenti che... Dipende in che senso è sparito il parente. Aspetta, che magari... sì. Per me la questione è legata sia la nostra maledizione che entrambi siamo stati segnati da non so chi, col fatto che il nostro parente più prossimo sarebbe stato perso e noi avremmo preso la sua eredità. Ok, va bene. Cioè, quindi la questione è che da una parte siamo quelli che avrebbero portato sfiga al nostro parente perché poteva essere morto e dall'altra parte che ci accollavamo il suo destino. Maledizione della sfiga al parente. Il grande libro degli accolli. Sfiga. Da accoliti ad accolli, ad accolli. Imparò mi accolli. Il passo è breve. Ok. Vi siete trovati? Sì. Vi siete trovati a una seduta spiritica. Iniziatica, sì. Tenuta da uno dei nuovi consiglieri tra virgolette dell'imperatore Rodolfo, che si chiama Kelly Edward, che era famosissimo perché era uno dei consiglieri della regina Elisabetta, che è stato poi trasmigrato qua
alla corte di Rodolfo II ed è un famoso medium che crea crea delle volte delle serate dove legge il futuro, maledizione, vi predige le cose, eccetera. Vi siete trovati lì e la cosa incredibile è che vi ha predetto esattamente la stessa identica cosa. Ok, in realtà mio fratello e tua sorella e viceversa. Oppure e viceversa mi sembra, cioè per forza, quando suona l'epifero nel letterale, esatto. No, è inquietante sta cosa, no? Senti. Siamo un parente. Cos'è il barone asciuga? Perciò perderete un parente per prendervi l'eredità. Ah, vedi. Questa è la maledizione, magari sì. Qualcuno la vive come una maledizione, tipo lui che vuole trovare la sorella, tu invece dici, ah, perché no? Non lo so. Deciderai dopo. Bene, dipende quanto sei stronzo. Chi è che è sparito? È mio fratello, che è finito a Praga. Alla ricerca del castello. Perfetto. Magari lui è stato inviato per cercare il castello. Da parte della Bloodline. Esatto, è stato offerto come sacrificio al castello. E io ho detto... Vaffanculo la Bloodline, vado a trovare mio fratellino. Infatti io ho detto la stessa cosa, infatti delle rivalità non me ne frega un cazzo. Vedi? Dei cavalieri di Ambrose. Tuo. Ok, allora, io con Banu. Mm-hmm. Sono indecisa tra due in realtà. Sì. Però penso che farò che uno di noi ha accompagnato, accudito l'altro a tornare a star bene. Ah, ok, per, va bene. È quello che non ho ancora deciso è se tu mi hai aiutato, per esempio, quando sono stata mutilata. Hai qualcosa su cui mi posso allacciare, oppure io ti ho aiutato ad accettare quella parte di te che topesca, perché siccome io costruisco le armi ti ho aiutato a capire come sfruttare quella parte che non ti piace di te, cioè le escrescenze cheratinose per la tua arma, per la mia arma. Beh, sarebbe carina questa cosa. Sì, vabbè, facciamola, cioè, allora. Sì. E ti dà del formaggio Gouda olandese di grande qualità. E ti ho regalato una boccetta di profumo. Io tra l'altro prima non ho detto esatto, questa è una poca ma buona, non ho detto perché sono a Praga. Perché sei a Praga? Perché io arrivo dalla che il prosciutto meraviglioso che qualcuno ha esatto. Un toast meraviglioso, cioè, ma dobbiamo fare un aperitivo perché... e mi serviva proprio quello perché sono tutti fatti miei. Esatto. Non abbiamo neanche iniziato. Io sono di una regione della Germania e... Perciò sei del Sacro Romano Impero anche tu? Sì. E ci stanno portando via gli adepti. Cioè ci sono degli adepti che sono venuti a Praga e non si sono più fatti sentire. Noi siamo una società segreta, siamo della vostra bloodline. Sì, siamo immanicati con però politica ad alto livello, cioè non gente di strada, gente... Però è sospetto che ci sia qualcuno che sta facendo il nostro stesso gioco a Praga. Okay. Un rivale. Mm-hmm. La roba della è rivale. Perfetto. L'avevo detto prima. Vabbè. Ok, quindi ti piace. Mm-hmm. E con lui abbiamo già detto. Yes. Quindi aspetta, quando rafforza, ci proteggiamo. Quando ci proteggiamo a vicenda. E invece quando ci mettiamo in pericolo. Esatto. Ok. Invece noi è quando gestiamo la nostra maledizione. Mm-hmm. O l'opposto, quando l'abbracciamo e diciamo, ah, che figata! Diventeremo noi. Vaffanculo mio fratello, vaffanculo mia sorella. Ma come sono più potente? Aspetta, che cazzo se ne frega la sorella. Esatto. Va bene. Ok. Siamo a Praga. Piove. Continua a piovere. La città è continuamente... controllata da drappelli di soldati che la cosa strana e particolare non indossano né i colori della Boemia né i colori del Sacro Romano Impero, hanno delle divise nero dorate, avete presente quei copricapi rigidi a tubo che avevano i militari con il
col coso che gli passa sotto il naso, la, la bandina per tenere sotto il naso, caricati sugli occhi, ben calcati sugli occhi, il colletto alto, e vanno in giro in pattuglie per tutta la città. Dove siete voi? Al caffè. In centro città. Al caffè, in centro città. Vi ho portati a bere il caffè. Siete nella parte di città vecchia. Vecchia. Ok, perciò gran parte è... una buona parte è... Non è ancora ghetto, perché non si chiama ancora ghetto, ma è controllata dalla comunità ebraica. Certo. E il resto della città vecchia, tutta la parte nobiliare, diciamo, sta nei nuovi palazzi, nella città nuova, che è più giù verso la, l'acquartieramento militare della, della città. Perciò voi siete nella città vecchia. Ma siamo tutti insieme o siamo divisi? È quello che vi stavo chiedendo. Ah, ok. No, ditemi perché, come siete, cosa fate, in modo tale da capire come... Io penso di star in giro, sono partita dal, da quello che sono dei tunnel, perché sto cercando proprio a livello olfattivo, a livello proprio di segnali, dove per me può essere il castello. Ok. Vai un po' a naso, insomma. Vado a naso, esatto. Chiedo ai miei parenti. Vuoi una mano? C'è una mano, io seguo Naima perché è la mia insegnante, quindi dove va lei? Va lei, vado anch'io. Noi ci muoviamo da un ospite all'altro, io conosco tutta la vecchia nobiltà di Praga, quindi diciamo ci facciamo invitare nei salotti e cerchiamo di capire informazioni, quindi... Ok, secondo me, mentre lei sta cercando nel sottosuolo dei cunicoli qualcosa, eccetera, voi vi muovete nell'alta borghesia, sfruttando le vostre conoscenze. Tu sei al caffè, giusto? Della tua... Noi siamo al caffè. Noi stiamo chiedendo, secondo me vogliamo raccogliere qualche informazione su se c'è qualcosa che sua sorella ha detto, visto, cioè nel senso, ha visto di strano o ha raccontato ai suoi colleghi del locale. Direi proprio di sì. Perché per noi trovare la sorella è tanto... Lo state facendo col vostro gota, con l'entourage un po' alto che frequenta il esatto, il bar. Considerando anche che sua sorella suonava lì. E quindi conosce lo staff, le persone che... Cioè stiamo chiedendo tanto... appunto al nostro gota di alta società, quanto alle persone che lavorano e che lavoravano con sua sorella la conoscevano. Okay. Ci sta che noi stiamo andando proprio lì, perché quello è uno dei punti dove ci hanno dato appuntamento alcuni miei conoscenti dell'alta società. Iniziate voi due col tirarmi reinforcement, uno dei due. Beh, tira tu, perché io faccio solo la guardia del corpo praticamente. Per ora. Quindi due guardie. Però io ti posso dare una mano. Cosa fai? Letteralmente, no, in questo caso non è letteralmente. Però diciamo che mentre tu hai più i contatti con la parte nobiliare, io arrivando dal popolo e avendo questo aspetto molto inquietante, non partecipo proprio alle riunioni con i nobili e passo il tempo con la servitù dei nobili, a cui i nobili normalmente non prestano attenzione e che magari parla. Mm. Ok, esatto, perciò. Infatti... Ricordati che la differenza, c'è il patto, tu praticamente la stai aiutando, ti devi dare un dado diverso. Me l'ha già dato. Ok, devo lanciare su coins. Tu tira i tuoi dati su più coins. Sì, che ho. Uno, ottimo. Beh, io avrei meno uno. Allora. Allora, non è né più alto né più basso, ma ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza, sì. Ma ha fatto la differenza. Perché era no, 5, 2, 7, 5, 4, 9, no. È più 1, 10. Più 1, 10, sì. Allora la differenza. E quindi cosa succede se hai fatto la differenza? Prendo un patto. Però non è, no, però non è il, no, perché non è il più alto. Ah, no, è il più alto. Non fa la differenza, non è il più alto. Niente. Però gli dà la mano. Avevo letto la frase sotto e basta. Gli dai una mano, gli dai una mano, hai un successo pieno. Mi devi scegliere due. Allora,
Sono tentata di sapere già cosa il reggente pianifica di fare, ma invece decido che voglio sentire storie dell'accolito e indizi su cosa sta facendo per aiutare il reggente. Una. E trovare una reliquia. Ok. Ah, tieni la mano, scusa. Otto! Ecco dove l'avevo lasciata. Inquietante dove l'avevi lasciata. Adesso vi faccio, finisco con loro, poi sai, non resto voi. Con le mani in mano io quando... Allora, fra nobiltà non si parla altro del fatto che gli ebrei stanno via via scappando, portandosi dietro il loro oro, maledetti, perché sembra che ci sia, che combinino qualcosa di... stiano combinando qualcosa di brutto. Spariscono bambini, spariscono ebrei, non si capisce bene cosa succede, ma questa cosa qua in città assolutamente è molto mal vista. Per fortuna, dicono i nobili, che ci sono le truppe che ci stanno supportando e tengono quei senza Dio che hanno ucciso Gesù Cristo al loro posto. Bene. E l'accolito in tutto ciò? È questo. Ah, ok, okay. Okay. È questo. Perfetto. Per fortuna che è arrivato il barone Leopold von Turmuntaxis, che è il comandante della piazza... Turmuntaxis! Che è il comandante della piazza d'armi di Praga, e che... grazie al suo polso severo, questi straccioni arricchiti stanno al loro posto dove devono stare e sono spariti molto meno bambini ultimamente. Io concordo con loro e prendo appunti. Esatto. Mentre ti aggiri per la servitù, ti accorgi che di tutte le stanze di questo palazzo dove siete, ce n'è una che è chiusa con due guardie fisse davanti. Avverti ovviamente lei della cosa e, distraendole, riuscendo in qualche modo a entrare, vi accorgete che dentro alla stanza, in una... che abbiamo l'antenata delle cassaforti, in un armadio chiuso a chiave, facilmente scassinabile da voi, c'è una barra di metallo che sembra un toblerone, con la parte sotto che è di piombo, ma tutte le puntine di filissimo sono d'oro. Tobleroro. Un toblerorone. È una reliquia. Top. Riuscite a chiudere tutto, a fare tutto in modo tale che non si accorga niente, ma il toble hai messo in saccoccia questa cosa. Anche se si fossero accorti non sarebbe stato un problema. Anche se si fossero accorti non sarebbe stato un problema. Non ho dubbi. Basta. Schiaffo di manverso con la mano. Te. Ti col sfido. Esatto, da una parte col toblerone e dall'altra con la mano. Come fate a cercare informazione voi invece? Questa mano può essere mano? E o cioccolato. Io avevo la tattica che lui chiede, io faccio finta di essere ubriaco a un tavolo. Così che se lui chiede, e non vogliono dirgli qualcosa, ma poi cominciano a chiacchiericciare di quello che ha chiesto, io sono lì a sentire. Per me lo aiuti. Bene. Allora, tu hai consumato il coso, giusto? Il patto? No, perché non era neanche... Perché, perché non ne ho... No. Non era più alto. Non lo spendo, ne guadagno uno se è... Sì, scusami, alto. Al contrario, perfetto, sì. Se è il più alto ne guadagni uno. Allora, tu tiri... perché stai facendo reinforcement, stai cercando informazioni nel mondo reale, okay. Nel mondo mondano su quello che sta succedendo, e lui ti dà una mano perché sta facendo questo finto ubriaco che percepisce sentimento. Meno uno, bene. Tu
tu tiri due dadi tuoi più uno diverso suo. Sono no, tiro quello da 8. Infatti non è vabbè, diverso. Vabbè, lo lanci di qua e invece gli altri due. Sì. Ah, ti ringrazio. Brunilda, quindi? La sorella si chiama Brunilda. Converrete che non è normale che Brunilda. 6 e 3, 9, 8. 8, non è il più alto. Non quello. È il più basso. È di medio, com'è. È sa medio. Soltanto quello che non è. Esatto. Scegli uno. Lui, cazzottiamolo! No, no, è proprio qualcosa del piano del reggente. Okay. Perché così, se colleghiamo Brunilda al piano del reggente, la mettiamo nella merda fino al collo ed è tutto molto bello. Allora, sto parlando, ecco, una cosa importante per darti un contesto. Io non sto dicendo, sono molto preoccupato per questa brava ragazza che fa il suo lavoro, che brutte cose che stanno succedendo. Mi sto lamentando del fatto che un posto così di classe abbia perso un artista così di rilievo. Okay? E dico che dovremmo essere preoccupati del fatto che talenti come questo ci possano essere sottratti. Quindi sto parlando con gente che ha la puzza sotto il naso. È molto probabile che invece che parlarmi di lei mi dicano qualcosa dei piani del reggente, proprio perché a loro di Brunilda probabilmente non gliene frega un cazzo. In tutto l'entourage alto, diciamo, della città, che sono artisti, ma anche scienziati, perché sono accorsi a frotte vista l'apertura mentale per la scienza da parte di Rodolfo II, vedono tutti molto male l'influenza di un certo D, che è John D, che è il compagno di merende, chiamiamolo, di Kelly Edwards. Anche lui era stato consigliere della regina Elisabetta e sono arrivati non assieme ma praticamente quasi, e che ha piano piano allontanato tutte le altre persone, tutti gli altri scienziati dall'imperatore per assurgere al ruolo di consigliere principale, perché le voci di corridoio fra i scienziati gli ha promesso finalmente di mettere mano sul più grande desiderio di ogni imperatore, di ogni re, di ogni la pietra filosofale. E questo che c'entra con la sparizione di Brunilda? Abbiamo anche un'immagine di John Dee tra le altre cose. Che bel pizzetto importante. Belle basette importanti. E vedono tutti malissimo l'influenza di John Dee, che ha promesso ed è sicuro di dare all'imperatore la pietra filosofale. Abbiamo anche Edward Kelly, se qualcuno si sta facendo la domanda. Allora, lo stesso barbiere. Devo andare in bagno. Mi alzo, vado in bagno, tiro fuori una fiaschetta di qualcosa che nel momento in cui la stappo fuma sibila in maniera inquietante, e la trangugio. Tossisco per un attimo, del fumo mi esce dalla bocca e gli occhi cominciano a lacrimarmi. Dico, allora, devi stare zitto per 2 secondi. Non è vero, devi stare zitto quando sono là fuori. Adesso che sei qua dentro devi parlare. Cosa c'entra il consigliere stronzo dello stronzo con la povera Brunilda? Adesso cerca di aiutarmi, per favore, d'accordo? Tu che sai tutto. Sto parlando con Mailer. È una, come si dice, una conoscenza spettrale. Devo tirare Glass. A seconda di quello che tiro, tu mi rispondi più o meno sinceramente. Glass potrebbe essere, cioè Glass Mailer potrebbe essere più o meno confuso a riguardo di quello che succede. Perché in realtà è un anziano. Sì. E infatti Mailer manda delle mail, giustamente.
piano chiocciola reggente esatto. Vabbè, però ho fatto 11. 11. 11, quindi devo sceglierne una sola fra queste tre. Allora, io ho fatto la domanda e tu mi rispondi sinceramente, quindi se c'è un legame fra questo, fra Brunilda... La spectral knowledge. Spectral knowledge, esatto. Perfetto. Quindi vabbè, la domanda a cui chiedo di rispondermi è che legame c'è, se c'è, fra questo consigliere e la sparizione di Brunilda, perché io è su quello che stavo cercando informazioni, ok? Lo spirito però mi chiede qualcosa, mi chiede di... No, quanto hai fatto, scusami? 11, quindi devo sceglierne uno. Esatto. Lo spirito mi chiede di concordare su qualcosa prima di rispondermi. Ok. Lui ti guarda. Vedo che quando hai bisogno di me posso parlare. Parli in continuazione. Almeno così conversiamo. Parlo in continuazione perché tu hai bisogno di essere guidato. Se no non parlerei in continuazione. Parli in continuazione perché mi vuoi cariare le rotule a furia di biascicarmi nelle orecchie. Sì, tutte informazioni che sono di vitale importanza per te per rimanere vivo. Quindi? Funziona così, funziona. E allora? Cioè, guidami, no? Dov'è sta ragazza? Che cosa gli è successo? Cosa c'entra il Messer Stronzo lì? Allora, io te lo posso anche dire cosa c'entra di con la ragazza. Ma, e sia ben chiaro, ma non ti puoi rimangiare la parola qua, ricordatelo. Sempre questi ma, sì. Sì, sempre questi ma, sì. La prima volta che incontrerai di... starai a guardare per un po'. D'accordo, me lo segno come al solito, va bene? È l'unico modo che hai per rimanere in vita in quel momento quando succederà, è chiaro? Stare a guardare. Beh, fin tanto che non mi chiedi di starti a sentire, va bene. D'accordo. Prometto, giuri in giurella, come si fa quella cosa in cui... Quella roba ti è. Vengo a tirare i piedi mentre dormi, se non lo fai. Ricordati. Tirami qualcos'altro mentre dormo. Va. Ricordati che devi morire. Esatto. Cosa? Ricordati che devi morire. Aspetta che me lo segno. È molto semplice. La musica è magica. E la musica può essere una chiave nella magia. Ah. Beh, almeno non l'hanno presa per, non lo so, tipo strapparle tutte le vene dal corpo e farci un arazzo. È già una buona notizia. Ma per farci le corde del violino, sì. Ma non è detto che la ragazza debba rimanere viva per suonare. E puff. Esco dal bagno come se mi fossi appena fatto una canna con gli occhi rossissimi. Prima che esca, sì? C'è qualcuno che parlotta con tutte le domande che ha fatto? No. Tutto quello che hanno detto a lui, tutto quello che ha percepito, eccetera. E parlottano, ma parlottano di quello che hanno parlottato con lui. Sono tutti arrabbiati, sono tutti non contenti di essere messi da parte perché era il loro imperatore era anche un mecenate, perciò loro ci vivevano col fatto di poter essere a corte e ci vivevano anche bene. Il fatto che Dio abbia allontanato tutti gli altri, tranne alcuni che non sono quelli che sono qua ovviamente a lamentarsi, non fa bene sicuramente a loro e alla loro vita. Sipari? Ah, a proposito, che ci mettiamo uno di Covenant, perché abbiamo trovato un indizio. Giusto. Non era Tisabri? Tisabri. Ma io faccio finta di essere Brian. No, Shibari. Shibari no. Sapete che ho una... Shibari. Shibari è il passo avanti. Sapete che ho una propensione verso la materia. Allora, ho una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che l'hanno presa per suonare. La cattiva notizia è che sono dei brutti brutti individui e potrebbe non essere al sicuro per molto. Ok, bene. Sappiamo che cercare però. No, magari abbiamo finito di girare città. Mentre loro cercare?
stanno facendo tutto ciò, sì, tu sei nel tunnel. Ti accorgi che è veramente difficile muoversi nel tunnel in questo momento, mm-hmm, perché con tutta l'acqua che è venuta, certo, con tutta la pioggia che è venuta, è veramente, cioè, sei quasi costretto a nuotare. La maggior parte delle volte, mm-hmm, sei con l'acqua alla gola, mm-hmm, e ti muovi a fatica nei tunnel, e ti accorgi che in questo momento, con tutta l'acqua che c'è, con tutto quello che è successo, con tutto quello che è passato, ha cancellato odori, ha cancellato sapori, non ci sono animali nelle fogne vivi, nei tunnel vivi, eccetera. In questo momento, nei tunnel dove stai girando tu nella città, che sono il vecchio apparato fognale, mm-hmm, eccetera, è praticamente tutto morto. Morto, morto nel senso che c'è troppa acqua, c'è che troppa, ti permetta, okay, che okay, ti permetta di non è una cosa strana, è legato all'acqua, ok, è legato al fatto che sono tre settimane, la Moldava sta per esondare, perciò anche il sistema fognario è quasi al collasso. Ok, se non riesco comunque a trovare indizi o qualcosa che mi porti al castello, esco. In questo momento non riesci a trovare nulla. Ok, quindi io esco, vado e torno in superficie in strada e continuo quello che è la ricerca in strada secondo quello che è il mio istinto e il mio olfatto anche. Ok, e per strada ti accorgi che non c'è quasi nessuno, sono okay, appunto delle pattuglie composte sempre da 5-7 uomini che pattugliano in continuazione la città. Ogni, quasi in ogni via che dove tu vai a infilarti, anche nei vicoli più oscuri, c'è sempre qualche soldato che passa, qualche, e penso che tu cerchi di non... Sì, no, cerco di non, di non interagirci troppo. Diciamo che cerco di leggere il Praga come se fosse una delle mie mappe. Perfetto. E nell'ottica di trovare quelle che sono le incongruenze, quindi lo spazio in mezzo, in modo da trovare poi ipoteticamente il castello, dato che si creerà in uno spazio che non è suo. E qual è la tua breccia? La mia breccia praticamente è il quartiere dei servi e della servitù, e mi dice un'uniforme rubata. Ok. Non so se io devo rubarla o se devo... O se ce l'hai già. Se ce l'ho già. Tutto quello che è il tuo peregrinare, il tuo cercare in giro, il tuo avere... riuscire a cogliere l'istinto per arrivare dove possa essere l'ingresso del castello, ti fa troppo pensare a tutti questi soldati che ci sono in giro. E vedendo la mappa della città, aggiornata, ti accorgi che l'acquartieramento militare ha preso veramente gran parte della città nuova, cioè è stato espanso via via, contrariamente a quello che si pensava volesse Rodolfo II, che era più un mecenate delle arti e delle scienze. Nel tuo peregrinare passi di fronte a quella che è una delle lavanderie della città, uh-huh, e il fatto di vedere tutti questi militari in giro ti fa finire l'idea, forse è il caso di andare a vedere cosa succede dentro l'acquartieramento, e ti appropri di una delle divise della tua taglia, della mia taglia, esatto, che sono in che trovo lì in lavanderia, esatto. Cosa fai? Niente, cerco di me la metto addosso e cerco di inizio a... Da sola? Ma allora io non so se gli altri sono qui, noi sappiamo se ci sono quelli del... Ditemelo voi, se vi siete incontrati... Ma andiamo a prendere la birra? Bella domanda, perché... Noi ci conosciamo. Ci conosciamo, sicuro... Io non agisco. Avete dei legami pregressi? No, infatti non è una domanda. Ah, scusa, non ho avuto un cazzo come sì, no, ci conosciamo. Io non agisco mai in maniera silenziosa, nascosta, quindi... No, sicuramente tu sai... Che c'è lui, perché abbiamo fatto la... Ah, certo, lui sa che c'è lui, ovviamente, okay, perché...
perché ci sto piacendo. Io potrei non conoscere voi. Ok. Però lei per forza, perché sì, se sono afflatto alla stessa maledizione, di sicuro te ne ho parlato come fonte di indagine. Siete affranti dallo stesso. Potrei sapere che esiste, ma potrei non conoscerla direttamente. No, ti ho parlato. Ah, sì, certo. Allora se so che lui c'è, perché comunque abbiamo avuto la stessa divinazione, vado, conoscendo il suo odore, penso di tranquillamente ritracciarlo. Sono in completo accordo con te. Sì. E arrivi al caffè. Dimmi. Considera che quando ti avvicini, nonostante tutta la pioggia, nonostante tu cominci a sentire un odore acre, veramente da bruciature chimiche, okay, spiacevole, ma tanto, tanto, tanto spiacevole. Non è che io abbia un odore così nauseabondo, ma per te che hai l'olfatto sensibile, è un odore chimico di quelli che danno fastidio, perché non appartengono al contesto naturale. E a questo punto, per velocizzare ancora di più il fatto che così poi ci troviamo, io spendo uno di contaminazione perché ho avuto una visione del reggente, così adesso mi dice anche qualcosa del reggente, e sono andato da Cechnie per farmi dare una delle boccettine che ho quando ho questi eventi. Ok, come funziona la visione del reggente? Sì, l'ho già usato. Funziona che mi marchio corruzione per vedere il reggente. Lo vedo. Ok. È buio. È tutto un gorgogliare. Alambicchi. Fuochi da banco chimici. Sta già simpatico. Non dirlo a me. Posso farti una domanda specifica a cui rispondere? Sì. Di che colore ha le mutande recente? Non le ha. Vuoi farmela dopo che ti ho detto, oppure vuoi farmi la domanda? No, è una follow up, è una follow up question, quindi descrivimelo un attimo. Perfetto, era quello che volevo sapere. Specifica. E di schiena vedi una persona con un saio nero china su questi alambicchi, su queste, che mischia delle sostanze e prende in mano un certo momento un lingotto d'oro. Il lingotto è di fattura simile a quello che abbiamo trovato io e Naima. Sì, però è interamente d'oro. Bene. E allora io ti dico che ho visto l'alchimista pazzo compiere una delle sue malvagità. Ha creato dell'oro. E con questo distruggerà probabilmente l'equilibrio politico dell'Europa. Sai cos'è che crea l'oro? La pietra filosofale. Io so che è il castello e basta. Hai trovato qualche simbolo nella che può essere riconosciuto, in cui si può riconoscere la casata del tipo? Perché io ho già un'idea. Era vestito di nero. Su chi possa essere. Era vestito di nero. È tutto quello che so. Ok. E quindi poi andiamo da Cechnie e gli dico: Cechnie, ho bisogno di un'altra di quelle boccette. Brutti sogni? Vorrei che fossero sogni. Cechnie. Marchesa? Mi conosci? Ah no, scusa, pensavo che fosse un cenno d'assenso. Cioè, ah, certo. No, perché lui ha detto Cechnie, certo, io ho detto certo Cechnie. Che la conosci. Non ho capito se era il nome, un saluto. No, scusa, certo. In quel senso. Certo che la conosci, ti ho detto benissimo chi è. Sì. Però non dovresti conoscerla. Zitto un attimo. No, non la conosco, Marchesa, in realtà non dovrei, quindi faccia come se non avessi detto niente. Abbiamo... io non ho parole. Una... fosse. Ed è grave per me. Smettila, mi fai fare una figuraccia. Sto parlando da solo, ovviamente. Sì, no, l'ho capito. Completamente. Il soprannome del tuo spirito è Anacleto.
guarda che non sono il mio uomo. Pare che un certo John Dee, alchimista di grande fama, stia, come posso dire, lo dobbiamo uccidere. Facciamolo prima parlare. Sta di certo irretendo la persona più importante e più pericolosa che puoi irretire. Per oro. Sì, per l'oro. Sì. Ma l'oro è solo un mezzo. Un mezzo per il castello. Distruggiamo il castello e uccidiamo John Dee. Avevo altri piani per il weekend, ma nel caso... Sono d'accordo con lui e credo di sapere che castello sia. Stalla a sentire. Sono... Io non sto ridendo. C'è una serata di gala domani e sono sicura di essere sulla lista degli invitati del... certo, barone turno queste cose che ricordo. Digli che non è il castello che dobbiamo andare. Non è il castello in cui dobbiamo andare. È l'unica cosa che so. Il castello è sicuramente altrove. Io... Adesso arrivo qualcuno che ti dice dove andare, fidati. Suppongo che la risposta arriverà presto. Quando meno ce la si aspetta. Mi entra una persona tutta fradicia. Si guarda intorno. Annusa in giro. C'è odore di bagno. Mi metto lì vicino. Tu mi conosci. Noi ci conosciamo. Sì. Balmo, non spaventare le persone come il tuo solito. Sai che cosa ti ho detto? Oh, Naima. Allora siamo già tutti qui. Bisogna... i convenevoli, ricordi? Il bon ton. Il bon ton. Buongiorno, gentili signori. Buongiorno, gentili signori. Pensavo stessi per reputare anche. No, è che a volte mi sanguina il naso. Ok. C'è qualche odore tremendo in questo posto. C'era anche prima che entrassi nella stanza? Forse l'olio della mia balestra? No, è qualcosa di peggio. Potrebbe essere questa, una mano mummificata. Nera come la morte. No, è qualcosa di... Sarà sicuramente il reggente quella. Chimico, sì. E bruciato e... No, lui! Parla di me! Orso Alice! Sì, effettivamente non abbiamo un fantastico... D'altra parte non... Beh, stavo parlando del castello. Hai trovato il castello? Abbiamo trovato il castello, sappiamo. Il castello, il castello. Adoro il castello, mi piace il castello. Piace. Ho fatto delle mappe. Il castello è da distruggere, va distrutto insieme a... No, è bellissimo, si dovrebbe preservare. È un'opera meravigliosa, è un labirinto incredibile. Guarda queste mappe, le ho studiate tutte, le ho fatte io, le ho immaginate, le ho sognate. Guardale. Manu, concentrati. Guarda questa. Non cedere, concentrati. È bellissimo. Guarda la cartaccia di un bonbon. No. C'è scritto Gavirate. Famiglia possiede questo buona. Castello. Anche quella è la cartaccia del Toblerone, perché sappiamo essere grosso. L'ultimo dato che... Se non distruggiamo il castello, l'Europa verrà sconvolta dalla guerra. Se è quello che volete, dovrà uccidervi. No, non è possibile. L'Europa cadrà in ogni caso tra diversi millenni. Okay. Mi preoccuperai dell'ora e qui. Beh, questo contesto di instabilità politica, Sacro Romano Impero. Mentre state disquisendo, sì. Un brivido percorre la schiena di ognuno di voi. Sarà la visione che hai appena visto del pezzo di oro con tutto. Sarà l'odore che senti nell'aria, che è particolarmente acre e strana, ancora più acre rispetto a prima. Sarà che senti che tua sorella, sai quei rapporti, quelle cose che sono fra, sì, fratelli, che qualcosa. Sarà che qualcheduno te lo dice, esatto. Qualcheduno te lo dice nell'orecchio, ma è come se un pezzo di oscurità fosse calato sulla città ed è annunciato da un fortissimo tuono e da una grandinata improvvisa che va ulteriormente a incrementare la quantità di acqua ghiacciata che inizia a scivolare sul fiume. Il tempo è giunto. Io credo che dobbiamo muoverci e darci alle armi. Il clock è a 1. Dobbiamo capire che castello è. Il castello è uno solo.
È sempre uno solo. Dobbiamo capire dov'è allora. Eh sì, ok, infatti la domanda è quella. Dove? Facciamo, ve l'ho detto, facciamo un rituale. Dobbiamo andare, darci alle armi. Ci sono troppi soldati in questo posto. Sicuramente c'entra con il castello. Okay. Dobbiamo seguire i soldati? I soldati, sì, ce ne sono troppi qui. Questo odore così... Le armi non sono un problema. Io faccio tipo il mantello di Matrix, perché visto che ho Walking Armory, apro il mantello e c'ho tipo spada, mazza, coltelli da lancio. La giapponese. Quelli non sono. Le armi non sono un problema. Richiudo il mantello. No, ma guardati qui. Mi metto giusto una divisa su questo tavolo. Fa così. Tanto tuo bellorone gigante. Sentite, quando tira fuori la divisa, le persone che sono lì vicino guardano un po', cioè con gli occhi sbarrati, il fatto che vedano la... che vedono la divisa, che è una di quelle nere e oro, e si vedete che si girano, piano piano si allontanano. Io mi faccio avanti, mi alzo, gli metto una mano sulla spalla se si stanno allontanando, stringo abbastanza e gli dico: voi non avete visto niente. No, niente. Niente, siamo, e stringo artisti. Lo stesso ancora un pochino. Siamo artisti. Non vediamo niente. Chiudetevi in casa. Suonate bene? Sì. Chiudetevi in casa con grande attenzione. Ma cos'è questa cosa per cui si stanno spaventando tutti? La divisa. No, questo è chiaro. A Simone è chiaro. Nel senso, perché si stanno spaventando tutti? Ma chiedilo a loro. Io lo guardo come dire, rispondi e poi dimentica. Io vorrei fare una... una rituale sulla divisa per capire da dove viene. Ok, allora, finiamo con loro, poi ti facciamo fare la divisa. Ti guardano, ti dicono, spariscono in tanti, e troppe volte l'ultima cosa che hanno visto sono i militari e abbiamo paura che siate delle spie. No, tranquillo, parla. Lo direbbe qualunque persona, è una spia. Che non se una lo spia. Fossimo saresti già morto, e stringo ancora un pochino. Sei sicuro? Mi fai male. Appunto. Forse, guarda, allora hai due scelte, o parli e non sentirai più male, o non parli, te l'ho detto, o abbiamo... non parli a modo e non sentirai più abbiamo, male. Abbiamo paura delle divise. Non siamo spie, lascio andare. Cosa fanno queste divise? Dove si trovano? I militari sono acquartieramento. Questo lo trovate in giro per tutta la città. Ok, ma dove è l'acquartieramento? Cazzo ne so io di Brasile. Sì, dove ho preso questa qui, è la lavanderia. La signora Topa dovrebbe... si chiama lei? Per piacere, sottile. Ah, ti vedo un po' smizzo, in effetti, sì. Dovessi mangiare un po' di... C'è un odore sulla mano orribile, nel senso... Sì. Mentre voi parlate con loro... Dio, che filo di metà di tutto! Manu. Sono Manu. Guarda, vuoi che non sei il master, dovresti capirlo! Oddio, c'è anche la voce Deadpool metagaming. La voce della quarta parete. O il main meta. Beh, allora muoviamoci quando smette di gradinare. Forse peggiorerà. Aspetta, Naima stava facendo una... stava toccacciando questa bellissima mappa. Ah, mi scusi, Marchesa, che io non conosco. Mentre voi state facendo questo... Naima? Sì, io voglio fare un rituale che mi consenta cosa, di... Cosa vuol dire voglio fare un rituale? Spiegami, raccontami. Il mio misticismo è strettamente legato al ferro che mi porta addosso. Quindi quello che farò adesso è prendere una ciotolina d'acqua e metterci dentro un pezzo di divisa in modo tale che l'acqua si impregni dell'anima. La divisa si impregni dell'acqua? No, e poi la strizzo, quindi l'acqua si impregna della divisa. Ci metto sopra uno degli spilli che ho infilati nella mia armatura. Bellissimo! Bella bussola! E faccio la figata. Bussola che ci guida sul castello. Io voglio aiutarla in qualche modo perché ha fatto una descrizione troppo figa. Allora, è una mossa tua? Sì. Ok, dimmi. È When You Scry Into the Future, quindi sto guardando il futuro. Assolutamente, cioè dove dobbiamo andare. E rollo Mercury e ti faccio una domanda a cui mi dovrei rispondere. Grazie. Io, cioè, calma, come si dice, da bravo pozionante, chimico, alchimista, prima che tu, come si dice, versi dell'acqua versi l'acqua nella bacinella, anzi, immergi la divisa nell'acqua, ti dico,
non usare, quella non è pura. E tiro fuori una boccetta di acqua perfettamente sterile, purissima, che serve per fare le mie pozioni. Okay, tu devi dirmi perfetto. Se accetti il suo aiuto. Assolutamente sì, anzi, quando lui la versa, prima che lui la versi, ne prendo una goccia. È incredibilmente pura. Marchesa, lei sta facendo una cosa molto interessante. Ti piace la ragazza? No. Ah, no, era il codice. Ok. Era il tizio, no, di prima che ha stretto la spalla. Se ti piace, la spalla. La continuiamo. Se invece vuoi farla tu la gestione della... No, è bellissimo, è bellissimo, è molto meglio così. E tiro. Su Mercury, che ho uno. Ti dico zitto perché mi imbarazza, cioè ci sta azzeccando. No, no, già, però era per dirti, se ti piace andiamo avanti, sennò... Bello, bello. Allora, non è il più alto. Sì, è il più alto. È il più alto. Allora, guadagni. Guadagni una un patto. Ok, guadagno. Cioè, no, tu, lui guadagna un patto con te. No, con la bla bla. Tipo, quindi on a hit tu mi risponderai truthfully e ho un fleeting advantage se agisco sulla risposta. Certo. Non mi ricordo cos'è il fleeting advantage. È un vantaggio temporaneo. La prima volta che fai qualcosa che ha a che fare con quello che è, quindi un più avrai il vantaggio, perciò invece di tirare due dadi da 6 ne tiri 3, scegli due dadi migliori. Se avessi fatto 10 più mi avrei fatto anche una domanda di follow up. Va bene, vorrei solo chiedere alla bussola la direzione dove andare. La direzione è a sud, pieno rispetto alla vostra posizione, che è esattamente dove c'è l'acquartieramento militare della città di Praga. È precisa il mio bus. Poteva esserci più di una quartiera meno. Sì, se sapesse usare anche gli alambicchi. Allora, dobbiamo trovare pastrani. Piove molto, è un sei problema. Sei tu che sei strano. Ho detto strani, non strami. Non strani, non... Insomma, vado a prendere delle cose. Esco e cerco di prendere delle cose che ci permettano di uscire senza prenderci la grandine in testa e morire. Sei molto agitato, sei decisamente agitato. Un po' troppo agitato. Ha dell'acqua purissima. Dell'acqua purissima. Forse è il problema. Tete questi. Torno con delle, come si dice, delle cerate. Dove le hai prese? Dove le hai prese? Sono delle mantelle di calma pesante. Dietro non ne ho bisogno, la pioggia purificherà anche i mali. Ma la grandine gli farà venire un sacco di bozze in testa. La sofferenza è un modo per espiare le colpe. Anche lui è strano. Vabbè. Bernie, per favore, tirami su la struttura e mi tira su una specie di struttura sulla testa. Sarà manovella perché è make up anche, cioè a lei non serve Salve Bernie. Oh sì, vi siete conosciuti, vero? Sì. Bernie Bano. Non parla. Silenzioso. Devo stare. Mi spiace. Se parli non... Bernie, meno parole più manovella. Meyer, perché non parli da Bernie? Non dico niente. Io mi giro perché lui lo so che c'ha lo spirito, fa te da manovella, poi se la usa lui. Effettivamente. Beh, andiamo. Quindi andiamo, entriamo nel castello, vedremo come è fatto e potremo raccontare ai nostri figli, se mai un giorno li avremo, come sarà. E creeremo una nuova mappa, delle mappe diverse, sì, bellissimo, mi piace. Andiamo subito. Quindi tutte le mappe che ha fatto adesso le ha fatte sulla base dell'anima ricca. Vabbè, non lo so. Fare un mappone. Andiamo, non perdiamo altro tempo. Andiamo. Su questo sono d'accordo. Quando uscite vedete che le strade... dai tombini, dove eri prima tu, inizia a uscire l'acqua al contrario, perciò non riescono più a assorbire, ma inizia come a se uscire l'acqua. Ottimo. Ovviamente l'acqua che esce non è acqua pulita, ma è acqua con tutta la zozzeria possibile che sia nella fogna, e sull'acqua sporca galleggiano dei pezzi di ghiaccio che sono ciò che resta della grandinata che è appena passata. Vi dirigete verso sud e arrivate di fronte al quartieramento nuovo della città di Praga. È un enorme castello
una parte fatta in muratura, che è il vecchio quartieramento, ma non era grosso sufficiente per ospitare, si vede, le nuove truppe, e ce n'è una parte nuova che è costruita con delle palizzate in legno sulla quale stanno facendo dei lavori, ovviamente, per andare ad aggiungere delle parti in muratura. L'acqua è persistente, vi sta bagnando in ogni dove, tranne te, che c'è la tettoietta fatta da... Esatto. Della tua armatura lancia balestra e Bernie la sistema, sì, Bernie assolutamente, ogni volta che esatto. è qualcosa fuori posta, Bernie arriva lì e copre con esatto. Siete fuori dalla struttura, ovviamente non visti, in una via che ci sta arrivando, nascosti nell'ombra. Vedete che ci sono dei grossi passaggi di truppe in continuazione. Se siete sicuri che l'ingresso del castello sia qui, posso provare ad accedervi. Prendo la mano di Evandro e, sfruttando il potere dell'accolito, cerco di aprire un passaggio per noi verso il castello. Ok, tu sei vestita con la divisa o no? Penso di essermela portata dietro, ma magari non l'ho messa addosso. Ok, l'avete usata per fondamentalmente per questo. 4 e 4, 8 e 2, 10, perché quando uso uno dei trofei tiro con Iron e non con Zolfo per fare Drink Deep. Ok. Che mi serve avere un trofeo fatto con un pezzo di accolito. Vai, usi il trofeo, ma lo mantieni, giusto? Ho fatto 10, quindi non devo scegliere niente delle tre opzioni, e quindi sì, tengo anche la mano. Nella pioggia inizia a crearsi un vortice, dove la pioggia arriva cadendo e inizia a ruotare, si apre tipo il cancello dello Stargate. E dietro questo vedi un muro di mattoni pieni alla distanza di un metro rispetto al... Cosa fate? Io sono sempre molto fisico anche nell'usare i trofei, per cui per usare la mano di Evandro in realtà ne ho staccata una falange e l'ho masticata, e poi ho disegnato con il dito tutto... spitucchiato. Esatto, ho disegnato la cosa intorno e ci entro subito. Io lo seguo. Anch'io. Io guardo cosa succede a loro e poi mi avvicino. Andiamo. È Bernie. Ah, Bernie, c'ho il suo coso che parla. Sì, infatti. Vai, Bernie, okay. Ti seguo. Okay. In silenzio. In silenzio. In silenzio. Vai, Bernie. Tu sei già passato? Sì. Mi sei piaciuto. Deciso, brillante. Mi sa che qualcuno può far colpo. Spero quello che mastica le dita. Vi trovate in un... Attento a mangiarti le unghie. Vi trovate... No, le mie. Esatto. Ma se non ti lecchi le dita... L'incantesimo è solo a metà. Sei accolito solo a metà. Niente, era una cazzata. Dicevamo cazzata. Vi trovate in un corridoio interno. Appena è passato l'ultimo di voi, al contrario... gira e si richiude. Siete in un corridoio interno, in una delle zone tra il muro principale e l'interno della piazza forte. La piazza forte. Cosa fate? C'è solo fiaccola ai muri, ovviamente. Cominciamo a esplorare, anzi io vado... Stacco un paio di fiaccole. Esploriamo uno dei miei incartamenti, una delle mie mappe, così, e comincio... Una direzione vai l'altra. Adesso, visto che abbiamo finito la parte esterna della città, non si usano più le Bloodline Moves, tranne nei casi in cui si possono usare dentro, ma andiamo a usare le Castle Exploration Move. Mm-hmm. Ok. Tirami Travel dell'Avenue. Va bene. Ti marchi il più blood dici? Allora. Dici questo? Sì. Allora, tiri più blood che è zero. Sì, no, se è vuoi... perché gli ho dato io. Ma io l'ho già consumato. Sì, ne avevo uno dalla no, non lo consumi a prendere non lo consumo? No. Ah, mi rimane. Sì. E allora ho uno.
Perché era ah, perché gli avevi lasciato di Bloodline. Perché avevo 5 l'altra volta, quindi avevo la cosa figa. Va bene. No, scusami, che cosa, perdonami. Io ho una di Blood. Da, dalla mia dal castello precedente da... No, si cancella. No. No, Evandro come mossa generazionale. Ah, ok, perfetto. Ok, ok, quindi ce l'ho. E non ero dimenticato la mossa generazionale. Quindi non eri tenuto a ricordartene. Ti segni, ti marchi una contaminazione? Una contaminazione per avere vantaggio? Sì, oh, ma che domanda è? No, esatto. E via! E quindi partiamo così. Prendo 3 dadi. Prendo 3 dadi. E so già chi farà la prima mano maledetta. Ok. 6, 4, 10. Più 2. 11. Più 1. No, più 1. 11. 11. Sì, sì. Ok. Yeah. Allora, something quindi valuable. C'è qualcosa di valore. Può esserci, esatto. Sì, la mossa che secondo Robby non vale niente. I corridoi sono completamente vuoti. Vi accorgete che c'è un silenzio quasi irreale e questo vi permette comunque di muovervi con la tranquillità che se ci fosse qualcheduno riuscireste a sentire, a meno che non sia io, riuscireste a sentirlo con un buon preavviso in modo tale da sapervi regolare. Vi muovete in questo corridoio fino ad arrivare a una porta dove c'è scritto sopra sala d'armi. Ve l'ho detto, questa è la direzione, dobbiamo andare alle armi. Alle armi. Hai seguito l'odore del ferro? Sì. Bravo, mi conosci? Ok. Perché? No, che pensavo fosse... Io per sicurezza prendo lo scudo, ci davvero. La spada frusta e con la delicatezza di cui sono capace, con un calcio apro la porta. Io impugno le voci. Come farsi annunciare? Balestra la mano. Ha detto che io non faccio le cose di sotterfugio, quindi... Allora, è una sala d'armi... O meno uno in Mercurio. Particolare. È una sala d'armi dove vedi... non è grande, è una piccola sala d'armi, è un'armeria più che una sala d'armi, ma viene chiamata così in gergo sala d'armi perché ci sono... è una sala e ci sono le armi? Esatto. E ha tutta una serie di picche, sciabole... messa in rastrelliera, ma la cosa che attira subito la tua attenzione è una, non è una teca, avete presente quei bauletti di legno piccolini con le borchie? Sì, esatto. Sì, sì, sì. Che attira la tua attenzione e c'è scritto sopra in tedesco solo chi ha il potere può aprire. Cosa c'è scritto? Io sono tedesca. Io parlo solo il polacco. Solo chi ha il potere. Il polacco è... No, lo diciamo in coro. Solo chi ha il potere può aprire. Sa anche il tedesco. Beh, qualcuno lo apra. Aspetta. Bravo. C'è il potere. Bravo, stalla a sentire. Chi ha il potere? Proviamo a accedere a questo potere prima di aprire. Se lo facciamo nostro, non sarà il potere a fare noi suo. Allora, se vuoi dare retta, dille di sì. Discorso interessante, ma è uno scritto. Secondo me è una di quelle frasi che mettono sulle... tipo quelle che trovi dentro... Sulle magliette. Ai baci Perugina. E sai cosa ti dico? Invece a me ispira questa idea e cerco di attingere al potere del castello. Era esattamente quello che pensavo. Esatto. Scusa. No, vai. Cerco di attingere al potere del castello e concentrarlo... sui polpastrelli delle mani, proprio in modo che quando tocco questo piccolo bauletto reagisca. Appena lo tocchi, il bauletto si apre tranquillamente. Beh, pensavo fosse più difficile. Era l'opzione numero 2. No, neanche dovuto tirare in danni. Te l'avevo detto io che potevi fare il figo. Bravo. Ho attinto facilmente al potere. Bravo, bravo, così, bello lì.
cosa c'è dentro? Dentro c'è un dito medio. L'altra mano. La sua mano. È l'altra mano. Esatto. L'avevo già mangiato il dito medio, grazie. C'è una dentro la custodia è una di quelle di quei bauletti per le pistole da duello. Ok, ok. Ci dovrebbe essere dentro due pistole, ma ce n'è solo una. E l'altra ha un aspetto chiaramente demoniaco. Ha una è come se fosse la testa di un drago meccanico, la canna è disegnata come se fosse la testa di un drago meccanico, e ti accorgi che è una pistola a un colpo, ma non hai né la polvere né la pallottola dentro la cosa, però c'è questa pistola. Di solito in questi bauletti c'è anche la sede per le pallottole. Sì, è vuota. Vuota. Come ci dovrebbe essere la sede per le due fiaschette, esatto, della polvere, è vuota. C'è soltanto la pistola. Fai vedere. Posso dare un'occhiata? Io non sono molto esperto di queste cose, sembra l'inizio di un... Io la tiro su, cioè la levo dal coso, la osservo, la guardo. E spendo uno stock perché io posso prenderla e ricaricarla. Spendo uno stock perché uso Walking Armory e ci ho Reinforces, no scusami, non questo, Repair o Rearm, quindi riparo o ricarica un'arma che usa proiettili. Allora, nel momento in cui tu la prendi ti accorgi ti accorgi che la pistola e va madonne no, demoniaca. Annusandola e essendo con me ti accorgi che la polvere da sparo che veniva usata per questa pistola è una polvere da sparo particolare perché sa di oro. Perciò insieme alla polvere nera veniva usata la polvere d'oro. Non sai se per stabilizzare la reazione, per renderla non sai per quale motivo, ma è perché John Dee è un tamarro e basta. Il misto è un misto tra polvere d'oro e la polvere nera che serviva per farla sparare. E la canna è liscia come tutte le canne di quel periodo, e anche la canna ha dei resti di come se fosse dell'oro. Sì, sì, sì. Fuso, nel senso... Sì, per il calore si è appiccicato, esatto, la canna. Esatto, esatto. Riesci a, con gli attrezzi che hai, a pulirla, a metterla a posto, eccetera. Nel momento in cui tu riesci a trovare sia la pallottola, sia la polvere, potrà sicuramente funzionare. Ma ti accorgi che... dentro la pistola, proprio nella pistola, è tenutare di un grosso forma di potere, cioè ti rendi conto che una parte del potere del castello è imprigionata dentro la pistola. Domanda, io una delle mie mosse, quella che mi permette di vedere illusioni o inganni soprannaturali, sì, e farmi vedere la verità. Sì. Questo oggetto qua ha un'illusione o qualcosa di negativo? Cioè che le... quando loro la vedono è una pistola fatta in metallo normale, fatto, sì, come se fosse la testa di un drago. Tu la vedi che è fatta di un materiale che è misto nero opaco e oro. Ah, ok. E quel nero opaco che nelle vostre bloodline tramandano era quello che si era visto nei tentacoli quando colpirono e attaccarono Vlad l'imperatore, e quel nero che faceva parte della contaminazione che cercavano di scatenare su Venezia. Ok. Questo lo vedi tu? Sì, questo lo vedo io. Ok, va bene, perfetto. Invece io volevo chiedere... È una reliquia. Oh! Quindi? Qualcuno segna una reliquia. Sì, segnala tu. Ce l'ho io. Ma questo è un oggetto... Quindi te lo reso? No, piglialo. È un oggetto potente? Cioè si può fare drink dip su un oggetto del genere? È una reliquia. È una reliquia, quindi sì. Ma se lo faccio cancello il suo potere o lo posso fare per... Dipende se fai 10 o più non cancelli niente, se fai 7-9 potrebbe essere una delle scelte di... Perché se fai drink dip
a seconda di quello che tiri, devi scegliere una o più delle opzioni sotto. Che sono lo fai quando lanci l'incantesimo. Sì, però se non fai 7-9, cioè se non fai 7-12, una delle cose che possono capitare come mossa dura è che perdi l'oggetto. Forget the spell è praticamente... Sì, sì, no, no, l'ho capito, lo puoi usare una volta sola e poi basta. Cioè, tu puoi fare se fai 10 o più, se no. Tiri alto, no. Lo puoi usare quante volte vuoi. Esatto, ok, ho capito. La mia domanda era se poi la reliquia rimaneva lui. Cioè io imparo una nuova spell. Se tu fai 1-6... Io come master, come mosso dura, posso dire che può sparire la reliquia. Sì, questo cosa significa? Che tu te la devi far dare la reliquia da lui per fare del dip su quella reliquia. Esatto, e poi no, la mia domanda era solo se io poi avrei attinto il potere se funziona e la reliquia sarebbe stata inutilizzabile o se a lui rimaneva come reliquia. Era se fai 1-6 potrebbe può essere mossa una dura, delle mosse dure di quella. Poi potrebbe anche non essere. Esatto. Okay. Comunque per il tipo di arma che è, non è un'arma che interessa a me. Quindi se lei pensa di esserci più affine... No, non voglio l'arma in sé, vorrei... Fate voi. Ti do la reliquia. Vorrei provare a attingere al potere della reliquia attraverso... Sì, no, io ho capito che non è un'arma che si può fare e utilizzi. Attraverso il misticismo che corre nelle mie vene. Marchesa, ho una nota. Mm-hmm. Non è un invito alla cautela, lei ne sa di più di me. Suppongo, beh, di certo io non sono particolarmente competente in tutto questo, non capisco minimamente tutto il senso. Claudio sì, ma non tirarla per le lunghe. Cercherò di essere breve. Oh. Parliamo di un alchimista. Mm-hmm. Di solito si cerca sempre un equilibrio fra reagenti, componenti, eccetera, eccetera. Certo. A questa pistola manca qualcosa. Se attinge ora al suo potere, potrebbe attingere a un potere incompiuto. Se troviamo tutti i pezzi, potremmo avere per le mani qualcosa di più importante. Hai detto che manca dell'oro per farla funzionare? No, si parla di un proiettile. Lui parlava di oro. Sì, io parlavo di oro. Oro, polvere. Assieme a polvere pirica. Beh, la polvere empirica ce l'hai? Sì. Noi abbiamo trovato l'oro. Continua a mancare il proiettile. No, se fondiamo il lingotto. Potrebbe funzionare, beh, potrebbe non funzionare. I proiettili di piombo ce li ho, Era un lingotto. Possiamo svuotare un proiettile di piombo e centro l'oro e la polvere empirica. Diciamo che sono equilibri... Non è un lingotto d'oro normale. Se ho capito bene, la miscela polvere pirica. Sì, no, ma non è la bontà dell'ingrediente, è come è assortito. Quello che sto dicendo è che non sappiamo cosa effettivamente completa questo oggetto. E spesso si parla di parti per millesimo, di cose molto, molto specifiche. Allora andiamo avanti e lo scopriremo dopo. Era quello che proponeva. Ricordi della tua faccia, ricordi le parti per millesimo. Bravo. Conosco l'equilibrio dell'alchimia. Io infatti volevo solo attingere al potere in modo tale da capire poi quale fosse la parte. Ma Cecne dice che è meglio farlo dopo. Diciamo che penso che si rischi di sputtanare. Cecne conosce l'equilibrio dell'alchimia. Cecne. Io continuo a pensare che sia un saluto. Esatto, infatti io faccio. Vabbè, detto questo, comunque non la donna è questa. Non ti chiami sottile? Sì. Sì, sì, Cecne è appunto, un modo Cecne. Che lui è il modo che usa per salutare gli altri. Quindi rispetto all'ambito. No, è sottile. Cecne. È sottile, certo, ma Cecne è il modo che usa per salutare gli altri. È sottile, ha mangiato sicuramente. Non andiamo basta sottile. Parlare, tutti che parlano, per una volta parla tu quando parlano gli altri. Adesso andiamo. Io basta. Sono così e vado avanti. Vedo che non lo prendi e stavo per fare. Ah, vabbè, allora mi ascoltate. Lo avvolgo in una stoffa. Non è che posso stare un quarto d'ora con la pistola in mano. Okay. Lo porto io. Lo metterò in una di queste borse, grazie. Io vado avanti e quello che cerco è musica. Una risonanza... Sì, dato che stiamo cercando... Vuoi macchiare contaminazione? Una risonanza magnetica. Sì. Sì. Ma ti aiutavo io che tale marito, tale moglie. Ma tu guardi contaminazione. Lei parte avvantaggiata perché ha già uno di blood. Ah, ma adesso la raggiungo. Quanto ti aiuto? No, c'è dell'acqua in fondo. Ho fatto 10. Perché questo è glass? No, è blood. È blood. È zero. È ben zero. È giusto, è vero, l'ho appena segnato. Quindi ho fatto 10. Perfetto. Quello che senti
visto che certa musica è proprio musica. E nel silenzio dei corridoi vuoti dove state passando, la musica è quasi rimbombante, pur essendo una musica melodica, tranquilla, molto bassa, una musica d'arpa che arriva da una porta che c'è alla fine del corridoio che state percorrendo. Ti Sabri, la senti? Mm-hmm. Provo a suonare qualche nota che ricordo delle melodie che piacevano di più a mia sorella, per vedere se sentendo quelle note lei continua la canzone, interrompendo quella che stavo suonando prima. Ripete esattamente le stesse note che fai tu. La musica che senti da dietro la porta ripete esattamente le stesse note che senti, che hai fatto tu. C'è un pappagallo là dietro. Questa melodia non lo so. Questa melodia la suonava sempre anche mio fratello. Oh signore. Come è possibile questa cosa? Non lo so. È una coincidenza? Coincidenza. Io dico di no. Forse è una canzone popolare. La quinta di Beethoven. Andiamo oltre quella porta e vado oltre la porta. Appena apri la porta, come l'apri? Mm? Come l'apri? Tirando. No, è spingendo. Oh no! C'è scritto spingere. No, a parte gli scherzi, non mi faccio, cioè non ho particolari cautele o premure, vado. Apri. Entri in questa stanza e è pervasa da quella da una nebbiolina che ricorda quella che vi era stata raccontata, okay, la vostra bloodline, solo che stavolta non è nera, è nera e dorata insieme. E al centro, nera e dorata, costruita di questa nebbia solidificata, c'è un'arpa che sta suonando da sola. Ah, oh, deludente. Sì, non li ricordavo così i pappagalli. È un posto pericoloso? Posso fare un cycling? Sì, come lo fai? Come cerchi? Come allora, io misuri? Fai cose strane? Cose... Guardo tra le mie mappe e cerco di fare una sorta di un paragone tra le mie mappe, per come me le sono fatte, mentali, come il percorso che abbiamo fatto, e quindi di conseguenza vedere se questa stanza ritorna col fatto che è quella della musica e quindi di se mi torna. Tira sì, clear. Allora, io teoricamente ho anche vantaggio per la mia di base con la mia mossa balossa. Tira tre dadi rossi. Mossa balossa. Aspetta, cos'è? Sì, credo, cosa che è? Grazie. Io due. Che merda! Beh, però vabbè, con due arriva 5. 5, 6, 7. Allora, 5? 7 in totale. Scegli uno. Ok, vediamo. Domanda. Che cosa facevano i nemici qui? Cosa viene utilizzata sta stanza? Viene utilizzata per attirare? Basta una domanda. Mentre stai cercando di capire come funziona la stanza, ti accorgi che oltre all'arpa, costruiti sempre dello stesso materiale, ci sono appoggiate alle pareti dei tamburi, mm-hmm, che sono i classici tamburi da guerra. Ci sono delle trombe, è come se fosse una stanza della musica. E vedi che ci sono un sacco di sedie intorno. Nel momento in cui ti avvicini per studiare la stanza, per capire cose, e ti avvicini alle sedie, ti accorgi come se la musica ti entrasse dentro. E piano piano vedi questa nebbia nero-dorata che si avvicina a te, vorrebbe entrarti nel naso, ma tu riesci a ritrarti, mm-hmm, in tempo e la nebbiolina, okay, si ritrae. Okay, okay. Sicuramente
viene usata per lavare il cervello alle, fare il lavaggio del cervello ai soldati che sono in giro per l'accampamento. Ma è legata a una questione dell'udito o una questione dell'olfatto? E vengono incantati, nel momento in cui sono incantati arriva che tu hai visto entrare attraverso le narici perché era la parte più vicina. Chissà quali orifizi poteva utilizzare la nebbia e del metallo per entrare. E... però sicuramente da quello che è la tua esperienza, dalle mappe, è sicuramente qualcosa che ti fa, che serve per fare il lavaggio del cervello. Okay. Potremmo cercare di distruggere questa stanza. No! Sì. Cioè, aspettate, scusate. Ci troviamo d'accordo, vero? L'arpa sta creando un'assonanza che mantiene tutto questo in moto. La giusta dissonanza potrebbe scindere la nebbia nera da quella dorata e renderla inoffensiva. Tu? Forse. O forse si potrebbe uscire tutti. Sono d'accordo, dobbiamo... Che come vengono, adesso ve lo dico, come vengono pizzicate le corde magicamente, per come viene suonate, è una cosa di sangue che senti tu, è come se fosse tua sorella che suona. Come se ci fosse lo spettro e mia sorella suonare. Non lo spettro, è come se fosse tua sorella a suonare. Ma un concerto neomelodico, quindi una cosa tremenda. Oh mamma. Certo, purtroppo. Però lo voglio distruggere. Vedi, vedi. Distruggiamo l'arpa. Sì, scusate, ma devo dire questa cosa neomelodica. Sì. Comunque anche il sangue può lavare l'impietà di questa stanza. Un po' come volete, io pensavo di passare dall'arpa perché evidentemente è quello che tiene, insomma, un po' come vi pare. Sono d'accordo al passare dall'arpa, ma prima vorrei capire cosa sta dicendo. Ma è un luogo di potere questo. Allora, vorrei fare sto benedetto drink. Bevi, sti cazzi, sono un luogo di potere. Io nel frattempo mi porto avanti, inizio a fustigarmi con il cilindro. Così mi faccio una ferita. Mi faccio una ferita e io poi... rimappo. Cosa fai? Vorrei fare drink deep. Oh, sì, ma dimmi come. Sì. Oh, la chiesa a quello mi ha insegnato. Vorrei suonare l'arpa. Vorrei andare lì. Dimmi come fai. Vorrei andare lì, guardare l'arpa che suona e cercare di rifare le note pizzicando le corde con la giusta intensità in modo tale da farlo praticamente all'unisono con la musica. Io farei molta come attenzione. Che c'è, Bernie? Io farei molta attenzione. Senza un po' di rischio non si arriva alla conoscenza delle verità. Sì, ora vai in mezzo. Sì, lui ti guarda prima il braccio e la gamba e dice sì, e lei lo sa bene. Sì, e questo non mi ha mai fermato. Ho altri due arti. Ok, va bene. Mi ritiro. Ne hanno tutte le sei. E vedi che si è lontana. No, ne ho persi due. Non ho secondo tutte, te. Tutte le... Ha perso un braccio e una gamba. No, sì, questo lo so, ma io non me ne ero mai accorto perché ero scappato di metallo e quindi te lo sto chiedendo proprio io. Ah, scusami. Se finisce due arti aggiuntivi? Sì, certo. E sono tutti e due piedi sinistri. Non si sa mai quando può servire un piede sinistro. Tu hai una mano in più. Cioè, non ti sei accorto che due arti sintetici? Faccio così con le mani. E sai che e questa, ti questa che... affermazione è talmente ovvia che non so se è lo spettro o Bernie. sto cercando di modulare la voce in maniera sono servile quando parlo e smarciazzo con me. E faccio un po' smarciazzo con le dita. Cosa volete? Li porta così bene con tale naturalezza. Non mi ero certo, ah, certo. Stinca. Non si sente quando poggio il piede. Ti sei bruciato le narici. Non riesci più a captare quelli che sono gli odori naturali. Sono altro cose che narici. Assolutamente. Vere. Mentre cianciano in ginocchio davanti all'arpa e inizio prima a capire dove sono i movimenti delle corde e a farli nell'aria, quando sono sicura di aver capito esattamente lo faccio con la mia mano sana perché io voglio connettermi all'arpa. Okay. Io penso di aiutarti perché se ti dico le note che suonava mia sorella magari ti può essere d'aiuto per suonare le note giuste. Non hai il covenant con lei, non puoi aiutarla. Ok, giusto. Ad aiutarla possiamo essere io e Alice. Ah, ok, scusate, mi stavo ripetendo. No, puoi aiutare Alice. Mentre quando sei fuori puoi usare i patti, okay. E i patti possono esserci le covenant. Ci sono poi delle mosse che ti fanno creare delle covenant nuove, ma in questo momento tu non avendo covenant non puoi fare l'aiuto. Sono, però sono sempre al massimo due, vero? Però a questo punto ti aiuto io, perché io vedendo dove si muove, dato che comunque ha la percezione delle illusioni, vedo dove si muove questa specie di nebbia e
se dovesse arrivare troppo vicino a lei, spingo la periodista. E ce lo metto dentro. Io forse ho già un vantaggio di che mi ero tenuto da prima, no? No, perché ce l'hai. Ce l'ho nel caso, perché siamo entrati. Esatto. Quindi sì. Quindi me lo rendo. Quando hai tirato il primo coso nel castello, avevi il vantaggio. Quando hai fatto il primo esplorare il castello. Che non ho fatto. No, non ho sì, fatto. Ne avevi due, però ne funziona solo uno di vantaggio per volta e hai usato il vantaggio. Ok, ma non l'ho fatto, non ho esplorato io. Allora, hai tirato tre dadi perché avevi già un altro vantaggio. Ma questo perché ti sei segnato. No, lei... Io non ho esplorato il castello. Ok, no, allora quando esplori il castello ti entra in funzione il vantaggio solo quando temporale. Esploro e non quando faccio. Perché è legato al fatto che tu con la bussola. Make sense. Ok, allora uso il suo vantaggio. E tiro su. Tira un dado diverso. Sì, ce l'ha. Che ho uno. Anzi, è il più basso e quindi consumi. Abbiamo perso, però aspetta, ho fatto 10. Buona. Perché ho uno di sulfur. Quindi in realtà siamo a zero. Sì. Quindi è andata quindi come. In realtà ti ho messo in pericolo perché ti ho costretta a stare vicino alla nebbia. Esatto, a stare vicino alla nebbia e a stare immobile. Ok. Quindi io devo allora io ti dico tu avendo fatto 10 la prima volta che lancerai l'incantesimo non avrai costi on your first cast, la prima volta che lancerai l'incantesimo non avrai costi, la seconda volta in poi dovrai scegliere uno dei tre ogni volta che lanci l'incantesimo, ovviamente sarà contamination. L'incantesimo solitamente lo scegli di volta in volta, scegli tu qual è il costo, ma di volta in volta. Okay. Solitamente l'incantesimo sceglie il master, ma io preferisco sentire prima qual è l'idea del giocatore e poi ti dico sì oppure no, l'incantesimo questo lo dico io. Oppure okay. Dici no, dimmelo direttamente tu e fai quello che vuoi. Ma visto che è legato alla conoscenza di quello che sta facendo l'arpa, posso sapere cosa sta facendo l'arpa? Perché per esempio sarebbe bello se l'incantesimo mi consentisse almeno in parte di manovrare la nebbia, però se l'arpa sta facendo questo, se no non ha molto senso. La nebbia no. La nebbia no. Ma plasmare la mente di una creatura, sì. Plasmare la mente di una creatura. Oppure costringere una creatura a suonare della musica interrompendo quello che sta facendo. O cantare. Inizia a suonare uno strumento invisibile, esatto. E può smette di fare quello che fa. Sì, mi per piace. Due secondi, certo. Mi piace, sì, è okay. Quello l'incantesimo. Va bene. Segnatelo. Sì. Io intanto mi sono tolto la casacca, rivelato che in realtà sulla schiena ho una brutta cicatrice. Dovuta alle. No, è nera la cicatrice, perché ho concentrato tutta la corruzione del mio corpo nella cicatrice che uso quando faccio Resist Doom per fare un rituale, quindi mi fustigo e allora. Sto frustando la contaminazione fuori dal mio corpo, quindi ho il vantaggio, ma mi faccio una ferita. Due le concentrazioni. Beh, 6 e 5, 11 più 1, 12, direi che meglio di così non potevo fare. Faccio tutto il rituale recitando una preghiera che mi hanno insegnato, che non so assolutamente cosa vuol dire, perché io la recito in maniera completamente priva di qualsiasi cosa, perché questo mi hanno insegnato e io ciecamente obbedisco. Ma nel farlo il mio sangue purifica la nebbia e abbasso di uno il clock del reggente. Stai usando però il luogo di potere? No. Quando fai un grande rituale... Ok, perfetto. Spendi una tra reliquie. Io non spendo la reliquia perché mi faccio una ferita. Esatto. Tipo combo! Ci metto una ventina di minuti, eh. La nebbia... No, però. La nebbia da bianca e nera... scusami, da nera e oro diventa bianca argento. Nell'alchimia il bianco e il nero, l'argento e l'oro, il sole, la luna rappresentano i due opposti. I due estremi, i due opposti. E
l'arpa in quel momento smette di suonare e cala il silenzio su tutta la stanza. Mi rimetto la casacca senza curarmi del fatto che ho delle ferite, sto perdendo sangue. La casacca è di un colore marroncino, non perché ma fosse... non perché sia marrone, ma perché ma... sangue rappreso. Esatto. E adesso ve ne rendete conto? Mi rimetto a posto, rimetto la spada frusta nel fodero e dico, qui abbiamo finito. Io ti sistemo il colletto come faccio sempre, perché ti ho visto fare questa roba centinaia di volte. Bene, questa rimane la sala della musica. Bravissimo. Ok, non l'abbiamo distrutto. Ancora qua. Cosa fate? Continuiamo a esplorare? Siamo appena entrati, possiamo andare oltre, no? Sul piano. Io non ho bisogno oltre la stanza c'è ovviamente una porta. Da porta siete entrati, la nebbia aveva nascosto quello che c'era dietro, aveva visto lei quello che erano le sedie, eccetera, dietro c'è un'altra porta. Direi per di qua, vado per aprire la porta. Tira. Marco, ti marchi contaminazione. Cioè, che cazzo, ti ho già dato il terzo dado subito, infatti. Ma infatti, sì, che marcati. Domande. Ma che domande? Ah, io mi sono marchiato corruzione perché mi sono spiegato. Ok. È zero di grazie. No, ah no, scusa, è blanda. Quando apri la porta ti accorgi che dietro la porta ci sono un gruppo di soldati che rimangono sorpresi esattamente quanto te del fatto che siate entrati. La prima cosa che fanno è mettere mano ai fucili, tirarli su, e l'ufficiale che è con loro tira su una pistola che è uguale alla pistola che avete trovato dentro al bauletto. Cosa fate? Sparo immediatamente alla pistola. No, ci che serve. No, non al tipo con la pistola. Scusate, intendevo che sparo immediatamente al tipo con la pistola. Sparo dentro alla pistola, esatto. Così esplode la pistola. Mi rispara indietro e moriamo in due. Face the world. Yes. Più iron. Fashion share order. Qui per darmi vantaggio posso marcare blood o no. Soltanto per a meno che io non ti maledica l'occhio e allora quando prendi la mira. Bello. Penso di poterti aiutare io. Sì. Però non lo faccio. Va bene. No, nel senso che non ma mi viene... ti ricordo che potrei. No, nel senso che non mi viene in mente un modo, probabilmente sono attento ad altra roba io. Oh, adesso sono cavoli. Cavoli, mi metto ad armeggiare con le boccette. Con i vegetali. Aspetta, riduco dei vegetali. Più iron. No, sì, guardavo che armo usare. Ero deciso su che armo usare. Buona. 10. 10. Perfetto, prendi uno. Io userei... Ah, vabbè, prendo uno di Face the Horde. It backs a firearm. You get some new. Ora, o ti colpiscono indietro. You end up in a risk position more o marchi con contaminazione oppure ti metti in una posizione rischiosa o altri stanno arrivando. No, hit back ok, si piglia qualcosa pure lui. Vedi sì, che alla fine sparo nel proiettile, il proiettile mi rivende indietro, esatto. Ci ammazziamo a vicenda, era tutto giusto? Tutto torna. Però io utilizzerei la mia homemade explosive, quindi okay. Il mio esplosivo fatto in casa, quindi praticamente la granata tipo tedesca. Ok, che come vantaggio ha lingering, sì, okay. Quindi gliela tiro addosso e se colpisco qualcuno con questa lui starà lontano da me perché lo ferisco con questa granata tipo frammentazione e uno dei frammenti mi torna anche indietro, perciò prendi quel che prendi le ferite anche tu? Sì. La prima? Ok, quando lancia la granata esplode proprio di fronte a lui nel momento in cui stava per schiacciare il grilletto. La frammentazione colpisce sia lui che una parte delle guardie che sono vicino a lui, ma non tutte. Ma ovviamente tu, essendo il primo del gruppo, vieni colpito. Marcati un arm. Fatto. E... questa non c'è l'ora, ma... No, ammo.
No, se non hai fatto uno. Se non ho fatto uno, ne ho ancora. Bello. Ho il cinturone di granate anche sotto. Gli altri hanno fucile. È stato per schiacciare il grilletto contro tutti voi. Nick. Io inizio. Vado, signora. Vai. Ah. 20 minuti dopo. Noi intanto abbiamo ucciso tutti. E... ma il vantaggio è il reload. Sì, è reload. Penso ma che in compenso ben due vantaggi. Con la frusta. Ok. Feste orde. Più ferro. Questa frusta può essere ferro o può essere ferro. Può essere colpo di frusta 1 e 3. Oh. Sì, però più iron. Oh. Farà 5. Comunque 6. È un pollo. Lancia la frusta, ma sarà un errore di calcolo, sarà il fatto che la tua frusta è andata e ritorno. Mi scivola perché il sangue... Esatto, perché tu sei al cilicio che ti sta facendo male, eccetera. Non riesci a colpirla, a colpire nessuno, e parte una salva da parte del gruppo che colpisce, fate un arm a tutti voi. No, grazie Bartosz. Prego. Non ho capito. Ti fai un danno. Sì, no, sì, ok. E invece di usare la frusta così, la uso così. La prossima volta mi date una mano. Fare l'elicottero col cazzo. Ce l'hai già una mano. Esatto. No, un'altra, ho bisogno di più mani. Quando vi colpiscono, sentite bruciare in maniera particolare dove siete stati colpiti. È come se prendesse fuoco esattamente dove siete stati colpiti e... è un dolore che parte e arriva direttamente al cuore. A me l'assorbe la mia pelosità, ovvero il mio pelo e la tua armatura. La mia armatura, esatto, l'assorbe, quindi non sento. Perciò sentite puzza di pelo bruciato, ma per ora non niente. So. È ora di usare le tue cose. Io utilizzerei uno stock che ho, Lucky Cigarette Case, perché il suo colpo di frusta mi va a colpire con uno dei miei oggetti. E mi para dal colpo. Ok, va bene. Devo però, se ho capito bene, tirare. E su 7-9 mi decidi tu quale oggetto mi viene tolto. Portato via. 11, quindi direi niente. Nessun oggetto. Hai la Bibbia, il cuore di... No, uno delle armi. Avevo 30.000 uno dei coltelli che... Stang! Ma che boccette, questi sparano, fai qualcosa! E voglio proporti di fare Spiritual Fusion, quindi mi fondo con lo spirito e quello che succede è che a seconda di quanto tiro potrei avere più o meno hold e maturo degli spell alla Drink Deep. Qua dice fast healing, invulnerabilità temporanea, sì. Mi metto a volare, una roba simile. Avrei anche delle idee. La mia idea, cioè nel senso, quello che vorrei fare invece che contribuire attivamente al combattimento con Face the Horde è fondermi con lo spirito, e questa è una cosa che fino a quando non uso tutti gli Horde che ho maturato mi rimane fino alla prossima volta che mi riposo. Ok. Era ora. Sto pensando se posso... Qua posso marcare Contamination per darmi un terzo da... No. Soltanto a meno che tu non voglia che io ti... No, ancora. Vuole maledire qualcuno. Ma solo perché poi gli posso togliere sempre. Buona. 7, 8, ho fatto 9. Cazzo, che peccato. 9, quindi ho 2 hold. E io sto pensando di proporti che nel momento in cui Mailer si fonde con me, divento fottutamente spaventoso per le persone, quindi non è che sono ancora di più forte o più, come si dice, guarisco prima, però queste persone, cioè nel senso, chi mi vede è terrorizzato. Ok. Perché sono una specie di manifestazione delle loro paure. Sì. Ok. Ti va? Tipo la posta di Virgilio. Molto giusto. È l'ora del divertimento? Vai.
divertiamoci. Esatto. Un po' come quando in Ghostbusters la signora che faceva diventa il bellissimo fantasmone cattivissimo, e vengono colti da un raptus di terrore e lasciano cadere i fucili e scappano tutti indietro dall'altra porta che c'è nella stanza che dà verso il piazzale d'armi. Recuperate la pistola, l'altra pistola, ci serve l'altra pistola. Grazie, molte grazie. Sicuro, mi sto divertendo un sacco. Teniamolo per dopo l'altro. Vabbè. È stancante. Ma da fuori cosa vediamo? Eh? Da fuori cosa vediamo di questo... Cosa ti fa paura? Kuma wins. No. Cosa ti fa paura? Sì. Sì. No, no, io ce l'ho cosa non devi necessariamente rispondere, vedi? Però il discorso è che vedi, ti intuisci quello alle mie vicino a me o alle mie spalle quando cerchi di guardarmi, fino a quando non lo spengo. Però mi sto dicendo le vertigini e il no, no, io il rumore il vuoto, però non riuscivo a immaginarmi il rumore di una molla che si rompe. No! Posso caricarmi? Abbiamo fatto colpo. Spero nella maniera giusta. Qualsiasi cosa hai fatto ha funzionato, bravo. Vado a prendere la pistola, l'hanno mollata giù? Ho molta paura. Lo so, Bernie, ma devi imparare anche a superarla. Ok, la pistola la prendi tu. Sì. Ok. L'hanno lasciata giù. È per forza, perché lui aveva colpito quelli, gli aveva sparato direttamente. Sì, sì. Ok. Prendo la pistola e... Ti accorgi che è inutilizzabile perché l'esplosione ha completamente divelto tutta la parte del... Lascio la pistola. Io la riprendo. Chissà mai che una parte dei componenti possano essere usati. Si sa mai. Sì, sì. Io ti sto dicendo solo. Riesco a capire, per quanto sia danneggiata, che aspetto aveva, dato che dovrebbe essere la pistola gemella. È uguale. Uguale. Ok, perfetto. La puoi rimettere a posto? Sì. Pia, come dicono in Giappone. Chi? No, dico piglia. Prendi. Ah, sembra parlassi di mia zia. Zia Pia. Zia Pia. La famosa zia Pia inglese. Allora, consumo uno stock. Vabbè, no, aspetta, ma non è finito il combattimento. Sì, sono scappati. Ah, sono telati? Ok, che stavo dicendo. Ah, entro gli altri tre col moschetto. Ah, intanto io prima avevo fatto tutta la questione per cancellare un clock del reggente. L'ho cancellato. Ah, eravamo due. Mm? No, era uno. Era il primo. Ah, lei. Anzi, l'ha cancellato. Era in un senso. Okay. No, perché da qua non sembrava diverso. No, no, tranquillo, l'ho cancellato. Una cosa, giusto perché altrimenti non si sa. Lui ha usato uno stock e ha usato Walking Armory per riparare un'arma danneggiata. Perfetto. Easy peasy. E quindi ce l'abbiamo. Esatto. Arriva. E adesso, prima di andare oltre, forse è il momento di riposarci. Oh. Oh. Sì. Ti già? Perché no? Bene. Bernie, se volete, ha tutto il materiale per poter fare. No, più che altro perché siamo stati tutti feriti. Una tenda quasi da campo. Tutti feriti. Sì, subito. La tiro su subito. Se volete, quindi... se no se lo vuole fare qualcun altro, chiedi se ha una doppia. Avrei un'idea. Prima di interpretare questa parte, cosa possiamo darci a vicenda noi? Io posso darvi reliquie con... No, ma quando possiamo fare un safe camp? È un luogo di potere. Sì, che è un luogo. No, non è un luogo di potere. No, questo non era un luogo prima. La stanza prima è un luogo di potere. Ah, potete fare, perché, certo. Però ormai il potere non c'è più perché l'ha attinto lei per fare. E io ho tolto tutto. Okay, è vero. Quindi non possiamo fermarci. Però no, possiamo fare shelter. Possiamo fare shelter. Non conviene esplorare un'altra stanza? No, perché abbiamo già tre mosse per andare dall'accolito. Quindi se parliamo di convenire, no. No, ok. E la meccanica ancora non è super 100%. Piano piano. Posso farlo di nuovo Spirit of Fusion, bene. Va bene, allora riposiamoci.
Però non possiamo guarirci, allora, a meno che hai detto, sì, hai detto che Benny prepara, Bernie prepara tutto, tira tu su Shelter. Mercury. Meglio, perché sei quella col mercurio più alto. Mercurio. Già tre. Sì. Che bei ricordi. Bernie viene. Va bene. E ti do una mano a mettere sul campo, perché non è la prima volta che lo facciamo, l'abbiamo fatto tante volte, quindi prendi anche un altro lato. Esatto, Bernie e Barty, sapete come muovervi. B&B. B&B è perfetto, quindi ci sarà Dio. B&B. Oh signore, voglio morire. Ho chiamato Bernie apposta per poter dire Bernie e Barty. E fumble dipiti. Si chiamava Lucrezio, ma ha perso il nome. 6 è la più alta. Non consuma nemmeno la Covenant. Perciò si mantiene. 10, 11. 6, 4, 10, più 1, 11. Vabbè, già il 10 bastava. Infatti che non ho letto. Perciò non, non avanza il... Clock. Non avanza coso. E ogni esploratore sceglie uno. Ogni esploratore, ok. Sto cercando dove cazzo sta sta mossa. Eccolo qua. Ah, Bloodline Shelter, lo do. Qua. Bloodline Shelter Mood. Che io per esempio posso dare a ciascuno di voi una presa e poi la potete usare per evitare una maledizione, incantesimo o attacco mistico. Minchia, non è male. Io posso, è la tua bloodline move, giusto, di Shelter. Sì. Posso migliorare la vostra armatura con cavi e altro. Allora scegliete e poi raccontatemi cosa fate. Però prima non dobbiamo dire cosa. Poi dopo mi dite meccanicamente cosa, ma ditemi cosa. No, perché la shelter move sei tu che la scegli ed è di vantaggio a tutti. Ognuno sceglie la propria. Ah, tu, ok. Ogni esploratore sceglie uno. No. Tu scegli cosa sceglie il tuo esploratore, lei sceglie proprio scegli il suo esploratore e via di seguito. Ok. Ho capito. Io mi curerò perché sono già a 2 danni. E se dobbiamo andare dall'accolito. Perciò non usi la mossa di Shelter. No, per ora no. Ok, perfetto. Io posso fare il travasone di corruzione. Posso travasare la corruzione vostra in qualcun altro. Datela a me. Oddio. No, preferisco. E la tua Bloodline Shelter Moves. Sì. No, ma mi curo anch'io. Ok. Io ho un'arma, cazzo. Anch'io mi curo. Ah, perché tu? Riprendi l'armatura. Però quella è in automatico. Riprendi l'armatura. Sì, però quella roba lì in automatico, riposando in un rifugio o in una zona. Devi toglierti la ferita. Sì. Perciò sì, invece togli la ferita, togli, ti riprendi quello. L'armatura. Sì, praticamente. Sì, sì. Scusate, ma non è che curiamo 2 ferite a un altro? Esatto, anch'io sto pensando alla stessa cosa. Come ci si fa a curare a se stessi? Tend to another explorer. Non a se stessi. Sì, è un altro. Scusate. Sì, un allora, altro. Noi due ci siamo curati. Esatto. No, va bene, per l'amor del cielo. Era per dire che ho fatto scambio, per l'amor del cielo. Fate la scena curarmi, di Ghost. Uno fa il vaso dell'altro, fanno la scena. Se fosse possibile, la curerei io. Aspetta, aspetta, se tu curi me, io curo te. Aspettate, io posso attivarvi no, lo lei cura te curi lui, se no scusa, dov'è il contatto? Fate il trenino dell'amicizia, tu curi lui. No, io faccio un cazzo, io tengo la mia ferita. Stai fuori e loro si curano. La mia scelta nuova è che io praticamente ognuno nel parchi. No, aspetta, anyone vuol dire ognuno? Sì, no? Ok. Nel party può marcare contaminazione per curarsi un D6 di ferite. Un D6 è bellissimo. Sì, forse non... Se volete, però... Io... No, è per uno del party, uno solo. Ma io ti ho curato, stai in zitto. Everyone. Anyone. Chiunque. Anyone è chiunque. Sì, però uno. No, chiunque. Minchia, enorme. Beh, ma tutte le scelte non sono per tutti. Sì, anche queste. Aspetta, però forse ragione lui dovrebbe essere everyone. No. Everyone è chiunque. Everyone vuol dire tutti, esatto. Per forza. Cioè, non uno solo, due solo. Anyone, chi vuole, può anyone farlo. Anyone è chi vuole. Può farlo. Sì. Se volete ve la posso attivare. Ma non penso che mi valga la pena, perché ho una ferita. Allora, tu, ma gli altri magari che sì. Sì, tu dammi corruzione. Ma infatti, se lo sono anch'io. Io praticamente mi stacco... Curala.
E allora curala. Mi posso prendere cura di te, non c'è bisogno di sì, se hai un'altra acqua meravigliosa, sì, sì, volentieri. Oh, d'accordo. Penso, okay, la cura. Guarda che laguna blu. Zitto. No, scusate. La marchesa è troppo timida. E allora curala. L'angolo pipì è da curala. Aspetta, ma che era? Madama la marchesa. Allora, io per curarmi quella ferita a questo punto uso la contaminazione, così arrivo allora, a uno di tu blood. Perciò usi la tua shelter move. Sì, esatto, io stacco dei miei pezzi chitinosi, li distribuisco. Sono ci addobbo la ferita. Chitinosi? Oh, ma cazzo, sei diventato scarafaggio nel frattempo. Vabbè, ho delle protuberanze. Ti schiaccia i brufoli esatto, me ne do un pezzo. Cura. Se volete potete mangiare. Spalmo sulla ferita dietro. Beh, esatto, utilizzatela come volete e attingete al potere di questo luogo meraviglioso. Tu marcati contaminazione. Mi rimane una ferita. E ti curi un punto ferita. Ma va bene così. Va bene anch'io così. Mi curo a questo punto. Va bene così, perché il fatto che mi sto veramente spalmando la roba sulla ferita per chiuderla, mi prendo con il blood a cui arrivo. Burning blood, il tuo sangue brucia e quando lascia il tuo corpo. Perché adesso è infetto per colpa di Banu. Posso creare un muro di fuoco? Posso creare un muro di fuoco che i mostri non vogliono attraversare. Ah, non vogliono neanche che. Perché gli fa schifo attraversare il sangue maciulento. Giusto? No, perché è infetto di Banu. Esatto. Sei già blood 1. Sì, beh, anche. Hai già recuperato. Credo che... Voi spendete contaminazione per curarvi? No, io sono pieno. Ma ho curato lui? No. No, alla fine... Alla fine ti puoi curare. Quindi io ho curato te. E allora se vuoi io curo te. Oppure... Oh sì! Evviva! Così vi lascio nel vostro angolino. Esatto, hai visto? Ha visto, ti ha curato. È piuttosto che spasmarci il bus dello scarafone. Non ha usato. Non ha usato. Non ha usato. Sì, ma perché? Ma perché la chitina? Non ha usato il potere della bestia. Non capisco se questo è un riferimento stranamente allusivo a lo scarafone. Quello che vuole. Ha curato lei. No, sì, esatto. Ti ha curato lei. Molto buona. Sì. E tu hai curato lei. Forse dovrei smettere di parlare davanti a lei. Se stai fermo riesco a curarti meglio. Ok, sì. Se stai zitto pure. E allora stai zitto. Ha detto che ti può curare meglio. Ha detto di stare zitto. Sì. Dissociato mentale. Quota periscopio. Bannato il metallo, allora. Io non l'ho capito. Va bene. Però pensa a buona vita, è semplice, traduci. Cioè. È metallo. Sì, infatti. Non voglio capirla. No. Sì. Mi chiedevo se lei nei suoi istinti di nutria ci potesse indicare una direzione per chiudere questa storia nel più breve tempo possibile. Certo che può farlo. Certo che posso. Leggere nel pensiero? Non solo ti leggo nel pensiero, io credo in te. E oltre a quello, io uso la mia scelta. Hai visto come si fa a far colpo? E incoraggia Nader Explorer e prende un vantaggio. Ah, bellissimo. So che troverai la strada per la nostra maledizione. E quindi... Segui il tuo fiuto. Io annuso l'aria le conto un po' il pavimento. Questo e... io faccio un passo indietro per incrociare, ma mi fa un po' schifo. E faccio un tiro di di schifo. Non serve neanche fare il tiro. Tu vuoi andare dall'accolito? Ah, sì, non so, è quello che mi stai chiedendo. È quello che ti sta chiedendo lui. Sì, io ho detto che ti sono scusa, tu cosa hai fatto della mossa? Scelta il movie, hai dato il vantaggio, l'ho incoraggiata. L'hai incoraggiato? Non è la prossima volta. La prima volta, sì, che, sì, la sì, prima sì, volta sì. Che fa un tiro. Sì, quindi buono, non so, apriamo le danze per quello che sarà poi la prossima puntata, suppongo. Aprite la porta. Quella che si parla dinanzi a voi è una vera sala delle armi. Oh. Armature in posa. Con l'alabarda, come si usava nei castelli una volta, alabarde ovunque, spade ovunque, archi mugi e in fondo alla sala
con una spada in mano che si stava allenando con un manichino, quelli sai tipo quelli delle arti marziali, però con delle spade attaccate, si gira verso di voi e dice: vi stavo aspettando. Siete voi che state rovinando tutto e io rovinerò voi. Mette via la spada, si gira verso di voi, vedete che sopra di lui inizia a formarsi questa nebbia d'oro e nera che gli entra nella schiena, dalla giacca escono altre sei braccia, si avvicina, prende da una cassetta 8 pistole, una per ogni braccio, e le punta verso di voi. La buona notizia è poi che ricaricare sarà difficile. Ah, sì. Sì, ma le altre 7 sparano mentre ricarica la prima. Quello che avete ascoltato era Fumble. Segnati che hai il vantaggio per la prossima volta. Sì. Segnati il vantaggio, una X da qualche parte. Sì. Facciamo la mossa infine. Primo tiro vantaggio. Sì. Adesso gli atti che comunque normalmente nei Castlevania le eroine e gli eroi sono tutti belli, meravigliosi, noi facciamo schifo alla merda, peggio di Dracula. Ora non esageriamo. Ma nel senso, voi due sì. Parla per te, infatti. Ma tu sei l'omino Michelin di qua di là. Lui c'ha schifo sulla schiena. Lui è l'unico normale. Quell'altro è un ratto. A parte che sembro il pervertito col cappotto. Però è giallo. Alla fine Crocodile Dundee, quello è un coltello. Questo è un coltello. Io comunque, finché non mi tolgo la casacca, sembro una persona normale, senza le sopracciglia e senza le ciglia nemmeno, perché sono impure anche quelle, però facciamo la mossa di chiusura. Yes. Ognuno di voi sulla vostra bloodline, sulla scheda della vostra bloodline avete, no, qui non mi ricordo più dove, lì dove sta indicato, ditemi chi è che ha fatto che cosa in base al allora vostro. Alla fine di ogni sessione scelgo l'esploratore che ha rischiato di più per aiutare gli altri. E per aiutare gli altri... l'apprendista. Sì, no, beh, io signore, però devo star silenzio. Infatti, muto, devi stare muto. Ha un calzino per me? No. Perché è Dobby? Quando troverò un calzino sarò finalmente libero dalla marchesa. No, secondo me è stato... di Sabri, che si è anche sparato la granata infarinata. Almeno li piglio tutti. Io invece devo scegliere l'esploratore che ha maneggiato il potere soprannaturale più, come si dice, in maniera più decisa. È ovvio. Sì. Quindi con la loggia dell'artiglio, perché lei si è armonizzata con l'arpa. Un patto con la loggia e io ho un patto con lui? No. È solo io vado due con te. Con te da uno a due. Bravo, io non continua così. Sì. Siamo stati bravi, vero? Lo stai zitto. Faccio un po' fatica. Perché? Perché alla fine della sessione quello che ha fatto meno schifo alla merda, cioè, no, è che prendi l'esploratore che col suo eroismo ti ha più impressionato e alza la bloodline di uno. Io ho fatto bu magari, che ne so. Lei però ha lui si è fustigato. Quello che ha impressionato te, devi decidere più lei per il rituale, cosa la pistola, che io l'ho usato come pistola, invece lei con l'arpa, la pistola, insomma. Lei si è contraddistinta. Swag. Soprattutto sulla parte che io non ci capisco niente. Swag. Perché ho sul fulmine 1. E allora la loggia dell'artiglio devi aumentare di uno. Se non ce l'hai, l'aggiungo. Ok, perfetto. Io invece, chi è stato più misericordioso? Questa è sempre un po' pesante. Non è che sia molto misericordioso. Dipende che cosa intendi. Io ho curato lei. Io ho fatto fiducia in te. Lei stessa però ha dato a è tutti vero. Il modo di essere io posso farlo. No, non puoi fare un patto con te stesso. No, infatti aumenta il... È un giocatore. Patto... Ah no, sì, per patto con la patto. È un patto. Vabbè, lui si è fustigato.
E quindi misericordioso rispetto sì. a Pio, allora no? Esatto, sono Pio nel senso non è stato misericordioso neanche verso se stesso. Ma la devi vedere con gli occhi della Chiesa. Esatto. Ah, faccio sempre molta fatica a vederla con gli occhi della Chiesa. Quindi io prendo un patto con me. Okay. Io sono la sangue purificatore. Se lo vedi con gli occhi della Chiesa, okay. Un bambino sono cavoli. Tu invece? Io devo scegliere l'esploratore che ha aumentato il potere o la ricchezza, il proprio potere o la ricchezza. Io ho aumentato il mio potere. Io l'ho diminuito di tutti, togliendo gli oggetti magici. Non saprei proprio che scegliere. Aumentato il proprio potere, la propria ricchezza. Lui non è come ha trovato una reliquia, si è tenuto una reliquia, l'altra pistola. Che poi l'ha data. L'altra pistola. Ah, giusto, effettivamente l'hai fatta aggiustare e te la sei tenuta. Esatto. Quindi lui è l'unico. Aspetta che la segno. Sì. Ah, hai una divisa. Hai aumentato la tua ricchezza. Avevi solo stracci e adesso hai anche una divisa. Ho anche una divisa che va due. Cioè, dell'esercito, tra l'altro. Esatto. No, sì, scelgo lui. Tu cosa sei? Scegli me! È cavaliere di Anthos. Allora ti aggiungo. Non sai com'è che si usavano sti punti? Scusami? I punti questi qua dei patti. Si usano quando fai le mosse dei Bloodline. Per esempio, quando siete a un mio safe camp, potete spendere un patto per prendervi una reliquia. Ecco, infatti, vedi, c'è la sta roba qua. Sì, sì, sì. Per dire. Quando esempio potete spendere una reliquia, prendere un patto. Quindi continuano a cambiarsi e non fare un cazzo. I patti entrano in gioco con le Bloodline, i Covenant entrano in gioco con gli esploratori. Ok, perfetto. Il problema di queste schede è che non sono distinguibili. E i patti puoi averli con tutti. I Covenant all'inizio ce ne sono solo di fianco, ma che non scappino delle mosse. Sono delle mosse di campo che ti fanno prendere delle Covenant con gli altri. Ok, va bene. Bene. Quello che avete ascoltato era Fumble. Il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, in Italia e all'estero, anche nelle isole. Sì. È una cosa che non dico mai. Ma le isole in Italia? Canarie? Le isole in generale. È vero, infatti c'è spedizione, isole non comprese. Ogni uomo è un'isola. Cioè, tu che lavori in posta, ben sai che le isole sono separate. È un giorno di consegna in più. Infatti, è l'unica cosa sono infami. Le isole, un giorno di consegna in più. E poi anche in Islanda, che è un'isola, siamo anche in Islanda, se qualcuno ci ascoltasse dall'Islanda, cosa che non succede, ma ci ascoltano dal Giappone, che è un arcipelago di isole, quindi... Sì, quindi nelle isole. Nelle isole, multiple e plurali. Vi ricordo che potete ancora andare a iscrivervi alla multitavola di Greenox, trovate il link su Discord nel canale di Greenox. Fatelo, se no proverete fastidio per tutta la vita. Esatto, e poi se lo fate potete anche prendere della spocchia per dire: ah, io c'ero alla multitavolo, tu dov'eri quando Greenox aveva bisogno del miglio e del Cookie Dent. E l'altra cosa che potete fare è andare nel canale Playtest, scaricare Grit and Lead, Grinta e Piombo, che è il giochino che ho scritto per la raccolta di beneficenza di Natale di Dreamlord, che adesso è in playtest. E quindi... è il secondo anno che lo facciamo. Yes. L'anno scorso c'era quello della casa Haunted Bed and Breakfast, che è stato giocato anche a SideQuest. Sì, esatto, molto bello, Casa Fantasmica. Esatto, bellissimo. Io ringrazio non chi ci ha ascoltato in diretta, perché stasera non eravamo in diretta. Chi ci ascolta non da ringrazio adesso. Vodafone, perché non se lo meritano, ma ringrazio chi ci sta ascoltando in replica, in podcast, in video, su YouTube o su Spotify, Spreaker, Apple, Google, Amazon Music e chi più ne ha. Vodafone permettendo, dalla settimana prossima ritorniamo in diretta. Assolutamente, a meno che non facciano altri scherzi questa l'estate. È Fumble. E il Fumble fa parte della natura di questo programma. E ringrazio anche voi che avete giocato. E ci sentiamo settimana prossima. Yeba! Ciao! Ciao! Ciao!